E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale sempre se non siete già iscritti. Condividete questa diretta con tutti i tifosi che conoscete delle squadre del Nord-Est e non. Guardatevi tutti i video fatti, mi raccomando, calciomercato, sentenze, abbiamo parlato anche ieri del buon Sottile, poi ci torneremo con il marchiol pipato che saluto. Ciao Davide. Buonasera, buonasera a tutti. E saluto, soprattutto è un grande piacere ospite, avere ospite mai come stasera, due nuovi acquisti, spero siano tali, del Canile per quel che riguarda, diciamo, il seguito delle squadre nord-est, sono due acquisti di peso, perché questa sera vi porto il buon Tommaso Badia di Calcio Hellas, una istituzione del fare calcio Verona, tra l'altro mi è stato consigliato dal buon Nicolò Misul di Fiorentina.it, che saluto perché il buon Nicolò si occupava anche di Hellas illo tempore, quindi mi ha detto vai sicuro tu Tommaso, che è un'istituzione, e il buon Stefano Carta, che è una primizia, una peperlizia del calcio a nord-est, perché è un ragazzo, come poi vi spiegherà lui, di Bolzano, che segue non solo il Südtirol, ma tutto il panoramio del calcio a nord-est. Ma passo a loro, li faccio presentare, prima Tommaso, poi Stefano, prego. A voi ragazzi, il canile è vostro. Buonasera, intanto grazie per l'invito. Niente, bene o male, hai detto tutto tu. Mi chiamo Tommaso Badia, come si può vedere. Seguo il Verona da ormai 4-5 anni. Sul campo seguiamo maschile, femminile, giovanili, qualsiasi cosa riguardi l'universo Verona, ecco. Ho collaborato con il buon Nico che ti ha introdotto a me, insomma. Lo salutiamo, salutiamo anche tutta la gang che magari ci sta seguendo, che poi insomma, quindi buon Alessandro Latini, Mattia Zuppo, li salutiamo tutti. Dai. Zei, anche con lui ho collaborato, anche se per meno tempo. E basta, non ho granché da dire, insomma, sono contento di essere qui e vediamo cosa viene fuori, ecco, dai. Certo. Vai Stefano, tu invece sei stato introdotto dal buon Luca Enke, che salutiamo, ok? Super, super supporter della Triestina e giornalista che abbiamo avuto ospite. Ti ha portato lui, quindi benvenuto, vai, prego, gasaci con il tuo parterre. Buonasera a tutti, grazie naturalmente per l'invito anche da parte mia. Boh, molto semplicemente sono telecronista di Eleven Sport da 6 anni del Südtirol, anzi ero telecronista del Südtirol perché ovviamente adesso in Serie B non c'è più Eleven Sport, però insomma continuerò a seguirlo con il Trento e in linea generale seguo da buon appassionato insomma tutto il calcio, in particolare appunto il calcio del Nord-Est, visto che ci saranno Pordenone, Vicenza, come ogni anno ci sono tante squadre nel girone con le squadre del Trentino Alto Adige, quindi per forza anche a Virtus Verona stessa, quest'anno ci sarà l'Arzignano, c'era il Legnago e ovviamente dulcis in fondo penso che mi posso sbilanciare perché ormai lo sanno tutti, insomma, il Padova che è la squadra per cui io ci faccio il tifo, ecco, più che il tifo è una malattia, ecco. Malattia grave, purtroppo. Purtroppo sì, tanti dolori e poche gioie, ecco, e quindi Poi insomma. guarda che ti fomenterò sul Padova perché c'è da dire qualcosina anche lì. Questa passione come personaggio calcistica da tanto tempo, come ti avevo anche accennato in via privata, insomma. 2001-2002 avevo fatto l'abbonamento al primo Chievo del Neri in Serie A, quindi avevo bazzicato parecchio il Bentegodi. Cioè, ragazzi, non so se vi rendete conto, ci abbiamo un giornalista di ex Eleven Sport che segue il Südtirol, il Trento, che ha fatto l'abbonamento al primo anno del Chievo in Serie A e che ha sott'occhio e sott'olio tutto il calcio triveneto. Quindi voglio dire, più di così, che cazzo si vuole dalla vita, no, Stefano? Tra l'altro, insomma, una bandiera del Chievo, Danna, adesso fa l'allenatore del Trento in Serie C, quindi abbiamo chiuso il Vero? cerchio. Vero, tutto collegato.
Beh, vi siete presentati voi due, giusto che si ripresenti anche Davide. Prego, buongiorno. È un anno che mi conoscono, cosa mi presento a fare? Adesso ti ripresenti, scusa, c'è il mood delle fai. Buongiorno, signor buongiorno, Marchioni. Sono Davide, vengo da Udine, faccio giornalista da 6 anni, da 6 anni lavoro per tutto il mercato web e sono qua a parlare di quello che vorrà Ale, in realtà, del più e del meno anche volendo. È giusto così, è giusto così. Quindi oggi veramente è il compendio, oggi siamo al compendio di Canaparia Nord-Est, diciamo il punto massimo di questa rubrica che io ho creato, perché ci abbiamo il Friuli, ok, qui sotto ci abbiamo il rappresentante delle Venezie orientali e ci abbiamo anche, diciamo, il Trentino, quindi abbiamo veramente un panorama. E poi ci abbiamo io e Tommaso che siamo invece più canonici, però veramente oggi c'è un panorama totale. Allora io parto subito con le domande, perché diciamo soprattutto ambito Verona, poi veniamo anche all'Udinese. Io vi invito in chat a fare le vostre domande, veramente fatene a rotta di collo, mettete mi piace, dite a chi volete farle, gli aspetti che più vi incuriosiscono di mercato, di calcio giocato e via dicendo. Però parto dall'Hellas Verona, perché c'è un po' una cosa che ci perplime, no? Quando si parla di Hellas, c'è una curiosità che non ci abbandona, e quindi chiedo sia a Tommaso che poi a Stefano. È un Verona, quello di Cioffi, che continuerà a giocare con il 3-4-2-1 come visto nelle scorse stagioni, oppure si sta passando definitivamente al 3-5-2? Ed è una questione interessante, anche perché ci si mettono dentro cose di mercato, chi potrà uscire, quali sono le riflessioni che vengono fatte. Quindi chiedo prima a Tommaso, poi a Stefano, datemi anche una vostra opinione su come secondo voi si sta muovendo l'Hellas, se siete soddisfatti, se siete preoccupati. Prego, vai caro Tommaso. Allora, diciamo che appena arrivato Cioffi aveva l'idea di continuare con il 3-4-2-1, e questa era l'idea di base. E nel momento in cui dopo lui ha provato un attimino a mescolare le carte, dire sì, faremo, continueremo, eccetera, eccetera, nel momento in cui gli hanno venduto Caprari, fondamentalmente è cascato il palco. Ah, ok. E nel momento in cui è stato ceduto Caprari, è stato ceduto il trequartista, il 10, puro, vero 10, come pochi ce ne sono in Italia. A quel punto lì è caduto il palco e Cioffi ha dovuto ammettere fondamentalmente che il Verona quest'anno giocherà col 3-5-2, anche perché ha provato a sostituirlo mettendo Tamese sulla tre quarti. E io credo che ovviamente non sia esattamente il suo ruolo, lui è un mediano di rottura, volendo di inserimento, però sicuramente non è un 10, e a quel punto lì anche Cioffi è stato costretto ad ammettere che il Verona giocherà con un 3-5-2, anche perché gli attaccanti comprati durante il mercato sono è abbastanza palese che siano per un 3-5-2, perché comunque Piccoli, Djuric... Scusa un attimo, scusa che devo fermarti subito, perché qua partiamo malissimo, no? Ecco, che mi viene anche subito da tirare un porco, ma non nei vostri confronti, nei confronti della chat. Ma Dio salvadego, stiamo facendo una live su Verona, Udinese, le squadre del Nord-Est, e venite a rompere i coglioni con Milenkovic all'Inter, la Fiorentina. Ma chi cazzo, cosa c'entra? Stiamo parlando di squadre del Nord-Est, quindi non rompete il cazzo con domande su altre squadre. Fate solo questioni inerenti il calcio a Nord-Est. Scusa Tommaso, prego, continua. Niente, dicevo, sono state prese 3 prime punte e è difficile con 3 prime punte giocare con un 3-4-2-1, nel senso, cioè, ok, 2 prime punte di peso, la terza ti suggerisce che probabilmente è probabile che andrai a giocare anche con 2 prime punte di peso, anche se in realtà Cioffi ha rispolverato Lasagna, che da quando a Verona ha fatto poco, diciamo che quei 9-10 milioni sono stati spesi, al momento sono stati regalati all'Udinese fondamentalmente, e adesso lo sta rispolverando in un ruolo di seconda punta che probabilmente gli si dice di più, lo sta rispolverando in un modo di giocare diverso da quello che era quello di Juric e quello di Tudor. Cioffi è un po' più attendista, se vogliamo, e anche sul mercato si vede un tipo di giocatore diverso, magari si vede meno qualità,
infatti è andato via Caprari, appunto, tornando al discorso di prima, e sono arrivati giocatori molto fisici, molto di sostanza, e probabilmente ne arriveranno degli altri. Diciamo che si proverà a fare quello che è stato più o meno l'Udinese degli ultimi anni, quindi una squadra molto fisica, molto rognosa sotto questo punto di vista, magari con un po' di qualità in meno. Dopo vedremo anche come andrà il mercato. Ma non è un po' un peccato, secondo te, caro Tommaso, non è un po' un peccato? Io ci penso, no? Poi è vero che ci sono questioni di mercato che purtroppo ti devono far muovere in una direzione o in un'altra. Però confermerà anche il buon Davide, cioè noi abbiamo visto l'Udinese dell'ultima parte di campionato e abbiamo visto comunque una squadra che rispetto a quella quando c'era Gotti era una squadra più propositiva, più anche offensiva, cioè a volte veniva da pensare che quella stessa Udinese avrebbe potuto usare qualcosa di più a livello di modulo, magari passando lei stessa un 3-4-2-1, chi lo sa. Non è un po' un peccato il fatto che paradossalmente viene Cioffi, che è sembrato un allenatore un po' più offensivo, e al posto di confermare o addirittura approfondire la vocazione offensiva della squadra, fai un passo magari indietro verso uno schema che non è che ti dia questa impressione di volontà offensiva e via dicendo. Poi passo anche al buon Stefano. Sì, sicuramente, però lì vengono fuori questioni più grosse di Cioffi. Fondamentalmente l'equilibrio finanziario della squadra. Setti deve mantenere un equilibrio, non l'ha mai nascosto, per lui ovviamente prima vengono i conti in ordine e dopo ovviamente si cerca di far quadrare i risultati. Il Verona non ha ambizioni europee, Setti l'ha detto, il massimo che possiamo fare è fin qua. Se dopo arriverà qualcuno ad aiutarmi ne parleremo, però al momento il Verona può fare questo. Verona può puntare alla salvezza e Verona deve rimanere in Serie A. Questo vuol dire che vanno ceduti dei giocatori, a volte dei giocatori che non erano nei piani essere ceduti, come ci è stato confermato, era, torniamo sempre lì, Caprari, ceduto a 12 milioni al Monza, è una cifra importante sicuramente, che non ci si aspettava però di incassare. Verona, il primo venduto probabilmente era Simeone, il secondo era Barak, sia Simeone che Barak sono ancora a Verona. Simeone andrà via sicuramente, perché il Verona di 4 punte non se ne fa nulla. Su Barak ne possiamo parlare, perché su Barak, se si sono raggiunti determinati equilibri finanziari, può fare anche la mezzala in un 3-5-2, sì. Può anche rimanere a Verona. È un giocatore che fisico ne ha a iosa, ha comunque una buona qualità, è un giocatore che in un 3-5-2 ci sta benissimo. Certo. Dobbiamo valutare se poi arriverà l'offerta imperdibile. Ok, al momento offerte imperdibili non ce ne sono. Il ragazzo comunque non è più giovanissimo, perché doveva essere classe 95, quindi non è neanche più un ragazzino. Dici, vabbè, 21 anni, faccio un investimento, insomma inizia a averne 27, non è neanche più un ragazzino, quindi ma qualche problemino fisico che magari le grandi potrebbero anche dire, guarda, io ti do 12 milioni. A quel punto il Verona dice, vabbè, per 12 milioni me lo tengo, se il ragazzo vuole rimanere e gli obiettivi economici sono stati raggiunti, potrebbe anche rimanere a Barak tra dei tre, okay. Ecco. Vado da Stefano, perché carne sul fuoco ce n'è veramente tanta e mi fa piacere, voi mi raccomando continuate a lasciare like. Vengo da Stefano, gli chiedo un suo parere appunto su quello che è l'inizio stagionale di calciomercato di questo Verona, la sua opinione. E ti aggiungo anche un'altra cosa, un utente l'altro giorno ha fatto un'osservazione, forse era un ospite, non mi ricordo, forse era proprio Betty, che è un mio amico che tifa Verona, ha fatto un'osservazione interessante e ha detto, ma secondo me il Verona si è un po' reso conto della seguente situazione, cioè a meno di clamorose vergogne in Serie B non ci vai perché ci sono rivali più scarse, l'Europa è un sogno più che altro. Quindi è una squadra che bene o male si è resa conto, da un lato, come diceva Stefano, della necessità di monetizzare per andare avanti, dall'altro del fatto che lo si può anche fare senza grossi rischi e si cerca di andare avanti così. Ti chiedo la tua su questo e sulla situazione generale dell'Ella. Ma Dio, è vero che sappiamo tutti il livello è notevolmente sceso della Serie A, soprattutto nel fondo classifica negli ultimi anni. Però non sarei convinto, ecco, che il Verona
parta con questa tranquillità, ecco. Secondo me pagherà tanto l'assenza di D'Amico, che Tony D'Amico, che in questi tre anni, tre o più anni, ha fatto dei miracoli, oserei dire assurdi, ecco. In tanti non avrebbero mai scommesso sul Verona, invece il Verona sono tre anni che fa dei campionati a dir poco strepitosi e con giocatori sconosciuti all'apparenza, naturalmente, o in cerca di rilancio. Lo stesso Caprari, insomma, non aveva mai fatto chissà che grandi stagioni prima dell'ultima, naturalmente. E sono convinto anch'io che più che guardare il discorso 3-5-2, 4-3-3 e via dicendo, il discorso tattico, bisognerà guardare la volontà di Setti, se vuole, se si è stancato, se vuole vendere, a chi vuole vendere e via dicendo, insomma. E anche perché c'è sempre anche il fattore Mantova, se non sbaglio nel 2023 lui dovrà scegliere. No, hanno prolungato 2028. 2028 comunque sembra sempre starci dietro al Mantova e insomma bisognerà vedere, anche perché lui è vero, gli risultati li ha ottenuti sul campo, non ha mai ottenuto però la stima e il bene della piazza, ecco, che gli ha sempre remato contro. E le cessioni fanno pensare, ecco, Simeone, vedremo se partirà chissà Ilic, Barak, e quindi ci sono squadre che probabilmente sulla carta partono dietro l'Hellas, almeno all'inizio, mi viene a pensare Lecce, la Cremonese, tanto per citarne due, però insomma continuare a fare grandi stagioni come le tre passate diventa molto molto difficile, ripeto, senza Tony D'Amico soprattutto. Davide, sento un rumore di qualcuno che batte sulla tastiera. Anch'io, ma non comprendo chi sia, perché io quando colpa faccio mia. Qualcosa a tastiera... Ah, ecco. Colpa però mia, colpa sei, mia. Sei bravo, perché non si nota che stai battendo, effettivamente. Cioè, sei esatto. Molto stealth. Comunque, vengo a Davide, gli chiedo una sua opinione su... su Cioffi al Verona, queste prime mosse. Ieri mi hai mandato un messaggio, quindi magari vuoi dire qualcosa anche in pubblico. E poi ci dedichiamo alla chat con le varie domande anche sull'Udinese, sulle altre. Prego Davide. Allora, come premessa c'è da dire che sì, possiamo svelare cosa ti ho detto. Non ho capito più o meno l'uscita di Cioffi su Caprari, nel senso, sai dove vai, sai che come l'Udinese vai in una società che venderà qualcuno di pesante per far cassa e far rifare la squadra, quindi cioè, boh, forse avevano preventivato altre uscite e non quella di Caprari, e magari sì, altre sì. Uscite non ci saranno, ma non ci saranno queste altre uscite? Perché quello è il grosso dubbio che viene. Marocco ci ha definito 3-4 giocatori incedibili, e Caprari è andato via, i portieri non si toccano, adesso vogliono prendere un portiere nuovo. Un giocatore come io, difficile che rimanga però... Allora, io penso che se il giocatore vuole andare via, difficilmente puoi trattenerlo. Pensare però che il Verona venda 5-6 titolari mi viene difficile. Diventa pesantina. Diventa molto pesante. L'aria a Verona diventa molto pesante. La tifoseria non è particolarmente entusiasta, chiaramente. Vendere anche Ilic, vendere Barak, vabbè, Simeone sappiamo già che va via. E diciamo che, ripeto, dei tre che dovevano andare via, cioè dei tre davanti che hanno fatto 40 gol in tre, quello che non doveva andare via era Caprari. È andato via lui, magari potrebbe rimanere Barak, ripeto. Cioè, Marocco ha fatto un'intervista che è piaciuta come no, perché ha detto alcune cose chiarificatrici, altre che sono piaciute un po' meno, nel senso, lui ha detto: non ci aspettavamo di vendere alcuni giocatori. Cancellieri è stato un sacrificio che è stato fatto, perché Cancellieri era un mio pupillo, io per Cancellieri stravedevo, io l'ho seguito anch'io. In primavera ha fatto il devasto, era devastante, è arrivato in Serie A, ha giocato poco per una questione tattica, semplicemente lui è un'ala pura da 4-3-3, da 3-4-3,
Ecco, qualcuno clippi quello che ha detto il giornalista perché alla Lazio sono convinti di fargli fare il vice immobile, quindi magari No, non avvisateli solo, è così una nel roba giorno festivo. ulteriore. È una roba ulteriore, come Però poi il diceva ragazzo è Griezmann. giovane, può imparare il ruolo, nel senso 2002 ha 20 anni, non è che sia un 35enne a cui Sì, provano a sì. insegnare un nuovo ruolo. Comunque, ragazzi, vi devo far notare una cosa breaking che ci dicono insistentemente dalla chat, che riguarda un po' tutte le nostre squadre, perché io ovviamente seguo le squadre dell'Est, ma tifo Fiorentina. Questo era un giocatore che era stato un po' avvicinato a tutte le nostre realtà e che in una ci ha anche giocato. Cioè, Pablo Marì sembra che stia per andare al Monza. Io mi vorrei tirare una coltellata in questo momento perché è un giocatore che mi piace molto, a Ale, differenza della squadra in cui va. vai in uno dei pochi club che può permettersi di coprire almeno grossa parte di quell'ingaggio che prende. Vai, allora smorzaci Pablo Marì, smorzaci la vicenda Pablo Marì e poi chiediamo agli ospiti se gli risulta che era stato affiancato anche al Verona oppure erano stagnati. Ma non è che ci sia tanto da smorzare. La realtà dei fatti è che comunque aveva un ingaggio da top club, perché comunque tra tasse, bonus, minus, malus, andava a prendere un 4 milioni di euro all'anno. Quindi va in una squadra che problemi di soldi non ne ha e tutte le altre a cui è stato accostato o hanno già qualcos'altro e magari se proprio devono fare un investimento vanno a prendere di meglio o non ce la davano a coprire quell'ingaggio là. Il Monza, che non ha problemi di soldi, ripeto, prende, firma l'assegno in bianco e se lo piglia. Avrei preferito una coltellata nello sterno, guarda, piuttosto che vedere Maria al Monza. Mi dicevano, Sì. vuoi una coltellata allo sterno o vedere Maria al Monza? Io gli dicevo, che tipo di lama desidera utilizzare? Questo è il mio status su Maria al Monza, veramente, come una cosa, un dolore immenso. Ma voi ragazzi, a voi risultava che Maria fosse seguito anche dall'Hellas o era, ripeto, una fregnaccia di calciomercato? Se ne era parlato ovviamente con uno stipendio del genere al Verona, no? Cioè il Verona ha, parliamoci chiaro, il Verona ha difficoltà quando deve pagare uno stipendio da 1,5 milioni. Simeone prendeva 1,5 milioni, Kalinic prendeva 1,5 milioni, erano giocatori che già lì pesavano parecchio sul bilancio del Verona, figuriamoci un giocatore che ne prende il doppio, o più del doppio, cioè... Dopo sarebbe un giocatore che sicuramente piace a Cioffi perché è grande e grosso, e quindi se sono grandi e grossi a Cioffi piacciono fondamentalmente, perché questo abbiamo capito vedendo anche gli attaccanti che ha preso, perché il più basso è 1,93 m fondamentalmente. E sì, piaceva, Marocco non c'è andato per quel motivo lì, cioè o l'Arsenal si prendeva una parte dello stipendio e se no... Cioè, il Verona lascia stare, però. Aveva un grande rapporto con Cioffi, Mari, per quello si sperava che si riuscisse a fare qualcosa, ma è detto Scusa questo Davide, però questa cosa qui non è la sulla prima cifra volta. scritta è 2,5 di sterline netti che diventano 3,3 con la tassazione che ce l'ha sui calciatori circa più tutti i bonus previsti dal contratto con l'Arsenal che se li rispetta lo portano a 4,5. Oh, come vi ha spento Davide? Adesso penso che la questione sia chiusa. Ma il Monza gli corrisponde Non quella so cifra quanto lì? gli darà. Sicuramente non gli darà 1 milione di bonus, voglio sperare, perché cioè, se no non avrebbe senso. Puoi Detto ciò, ripetere questo. quello che hai appena detto, che mi ha gasato il modo in cui hai silenziato le obiezioni, per favore, prego, ti metto a... Ti hanno appena detto che dici le fregnacce perché avevi detto che prende 4,5. Come rispondi? Prendeva 2,5 di sterline annui netti che diventano. Con la tassazione, poi bisogna vedere i cambi perché qualcuno fa in euro, qualcuno fa in sterline, ma arrivava più o meno a 3,5 con i bonus, un altro milioncino se li rispettava, ovviamente, perché quella non è parte fissa, e arrivava a 4,5. Ora prendi lo stemma dell'Udinese che hai sulla maglietta e te lo baci perché hai risposto come se avessi segnato un gol. Vai, vai, fallo. No, non si batte lo stemma. Allora, cos'è che volevo dire? Volevo Detto passare al buon ciò. Stefano. Sì, no, Dimmi, dicevo, Stefano. detto ciò, ci metto 100 euro che stroppa, sarà il primo che salta. Così a cappella, come mai ci dici questa cosa? Ma perché
perché non è un allenatore da aspettative berlusconiane, cioè nulla contro, è stato anche a Bolzano Stroppa, Sutilo l'ha fatto bene, però un conto è fare bene a Sutilo, un conto avere, insomma, mantenere le aspettative berlusconiane. A momenti non ci riusciva Ancelotti, che ha vinto quello che ha vinto, insomma, che se ne sentiva dire questo benedetto albero di Natale quando, insomma, ha vinto tutto. Poi magari mi sbaglio, il Monza dice scudetto, ecco, sicuramente il Monza avrà, a mio avviso, un potenziale per arrivare in Champions League, non il prossimo anno, ma forse tra tre, quattro anni, se vanno avanti così le cose. Però mi sento che se lasciano stare Giampaolo, insomma, capiscono che la Sampdoria non ha i soldi neanche per prendere mia zia, probabilmente il primo che salterà è Stroppa. Questa è la mia sensazione. Allora, rivolgo un ulteriore appello alla chat, a quelli più intelligenti della chat. Mi fate un favore di insultare preventivamente quelli che vengono a chiedere cose che riguardano altre squadre. Mi fate un po' da moderatori, diciamo, devastanti voi stessi, gente che chiede se è peccatoio, cosa ne pensiamo di Adli. Ecco, se voi avete, se qualcuno, spero che abbia capito, visto che è scritto nel titolo, è scritto nella copertina, che è una serata di calcio nord-est e non c'è l'icona del peccatoio, ecco, se c'è qualcuno che ha capito questo, ha il diritto, dovere, di pigliare a male parole quelli che vengono a rompere i coglioni con altre questioni che non c'entrano niente. Quindi io vi chiedo di aiutarmi da questo punto di vista e passo anche a Stefano e anche a Tommaso, perché volevo cablarli dal punto di vista del calcio giocato. Cioè, io vi chiedo, perché questa cosa del 3-5-2 del Verona mi ha un po' devastato. Allora, sono convintissimo, come ha detto Tommaso, che Barak possa fare la mezzala da 3-5-2, infatti era il ruolo nel quale l'avrei voluto anch'io la Fiorentina, per esempio, no? Perché penso lo possa assolutamente fare. Ho un po' di questioni più aperte, però, come si diceva prima, sia sul vertice basso, sia su Tamesé, perché poi, vabbè, tutti sappiamo che quando un giocatore è forte il discorso del modulo prescinde, cioè uno è forte in genere rende in più moduli. Però, visto un Tamesé così devastante a reggere la mediana a due, secondo voi non c'è un po' il rischio che in un centrocampo a tre sia un po' più compresso, che debba tenere in conto delle dinamiche dei movimenti, che per esempio hanno mandato anche un po' in sbattimento lo stesso Amrabat nel momento in cui stavo per dirti la stessa Fiorentina. Cosa. Stavo esattamente per dirti la stessa cosa. Stavo allora esattamente per farti quell'esempio lì. No, di qua. Vai, prego. È esattamente il pensiero che è normale. Cioè, chi ha seguito le vicende del Verona negli ultimi anni ha visto Amrabat, è il pensiero. No, scusa, naturale. Risponda a questo che mi ha fatto. Vai pure. No, è il pensiero naturale di qualsiasi persona che abbia seguito il Verona negli ultimi anni. Ossia un tuttocampista che recupera palla, corre, si inserisce, eccetera, eccetera. In un centrocampo a 5 potrebbe magari rendere un po' meno. È normale. Diciamo che il Verona, provato nell'ultima amichevole contro la Cremonese, vedeva Ilic vertice basso, beh, comunque il titolare in cabina di regia è assolutamente lui, con Veloso che può giocare 15 partite a stagione, magari chiaramente non ha, insomma, ha parecchia esperienza, magari non può reggere determinati ritmi, può fare qualche spezzone, qualche partita titolare in cabina di regia. Al suo fianco ha Tamesé e Onglà, sono due mastini, due che corrono, due che recuperano palloni e che, ecco, magari bisogna, se Barak dovesse rimanere, magari uno dei due mastini, mi viene a dire Onglà, verrà sostituito da Barak, quindi se avrà un regista, un distruttore di gioco, un corridore, magari un'ala più di, una mezzala più di inserimento, un pistonatore. E uno come Barak che si inserisce, che segna, che crea, che si stacca dalla linea dei centrocampisti per appoggiare la manovra offensiva, ecco. E dopo vediamo come finirà la questione Lazovic, perché anche la questione Lazovic tiene banco in casa Verona.
con Lazovic, che sembrava praticamente già sull'aereo per Marsiglia, dove doveva andare a seguire Tudor. Poi ne parliamo di Tudor, i primi problemi del fenomeno Tudor che doveva insegnare calcio. Ne parliamo, state tranquilli. Vai, 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 Tommaso. Doveva seguire Tudor. Dopo non si sa per quale motivo sia fondamentalmente stato tirato giù dall'aereo, mi viene da dire, e non so neanche quanto questo sia un modo di dire, perché probabilmente aveva davvero un piede già sull'aereo. Bisogna vedere come finirà questa storia, perché non è detto che il Marsiglia molli la presa, e bisogna vedere qual è la volontà del giocatore, perché chiaramente un giocatore classe 90, 32 anni. Ultima occasione probabilmente per finire una squadra che gioca in Champions League, il Marsiglia, cioè non è che giochi il torneo del quartiere, voglio dire, potrebbe finire a giocare la Champions League, e il Verona potrebbe incassare 3 milioni, che per una società magari grande sono pochi, per il Verona, per un giocatore di 32 anni, potrebbe anche provare a portarli a casa, con il malcontento chiaramente che si diffonderebbe tra la tifoseria e all'interno dello spogliatoio, dove Lazovic è una colonna. Ragazzi, allora io ringrazio Luca Lorenzon per la sua donazione, ci dice forza Pordenone, facci pure una domanda sul Pordenone che facciamo rispondere Davide, che oggi veramente abbiamo tutto lo spettro delle squadre del Nord-Est, perché abbiamo il buon Tommaso che è onnisciente sull'Hellas Verona, abbiamo il buon Stefano che segue il Verona, tifa Padova, segue il Sud Tirol. Segue il Trento, ci sono io che vado un po' a cappella su tutte, c'è Davide che è fare calcio udinese, quindi io da questo momento dichiaro aperta la chat, rispondiamo alle vostre domande e citazioni su tutto. Siamo hashtag, siamo qui per voi a rispondere alle vostre domande. Però sai, prego, prego, vai. No, c'è la donazione, vai. Ringrazio anche Davide Migliori per la donazione, per la Big Donation Verde, grazie Davide. Grazie Doge per regalarci queste fantastiche serate. Volevo chiedere se ci sono novità sul difensore. Abbiamo ceduto Casale senza prendere nessuno. Prego, rispondete voi ragazzi, rispondete, rispondano i due veronieri e io caccio le prossime domande. Vado sulle prossime domande. Prego ragazzi. Parto io. No, al momento non vedo grandi novità a riguardo, ci saranno sicuramente. Pablo Marie era un obiettivo fino a che l'Arsenal avesse avuto intenzione di coprire una parte delle spese. Per il momento la squadra si rivede Davidovic, che ritorna dall'infortunio, quindi Davidovic, Gunter in mezzo e Ceccarini a sinistra. Al momento la difesa titolare è questa. Andrà via Cetin, andrà via Rezos, quindi sicuramente il Verona dovrà rimpolpare la difesa con almeno due elementi. Sono vere le Quali? voci di Ozkacian e Rugani che ci chiede Al momento le ho lette, non ho avuto conferme a riguardo. Si parla di entrambi. Rugani probabilmente ha più o meno lo stesso problema che ha Pablo Marie, ossia ha uno stipendio importante, prende circa 3 milioni. Se la Juve dà una mano, se ne può parlare. Poi mi pare di capire che un ragazzo abbia anche la possibilità di tornare a Empoli, dove sicuramente è stato l'unico Rugani di qualità, mi viene da dire, perché la Juve non ha mai mostrato quello che ha mostrato a Empoli, e leggevo addirittura del Galatasaray su Rugani, che è un'altra alternativa. Potrebbero essere, ecco, magari più il turco del Lione, magari, che è un po' più giovane, non ha probabilmente grandi pretese economiche, potrebbe essere il nome a sorpresa. Dopo, arrivasse da D'Amico dopo 3 anni, direi è una certezza. Marocco ancora non lo conosciamo, e vediamo cosa porterà. Ecco, finora ha portato Ragazzi, parecchio malcontento e un paio di buoni acquisti. allora prima di chiedere a Stefano del Sud Tirol, rispondo brevemente a un tifoso che mi diceva: ma perché io non ce l'ho con Tudor? Semplicemente penso che sia stato inflazionata la sua figura di allenatore
nei confronti di un Verona che aveva già costruito molto prima che arrivasse lui, e lui si è ritrovato a gestire bene, ma anche e soprattutto ad ereditare. Questo penso su Tudor e sulla narrazione su Tudor. Dicevo, chiedo a Stefano del Südtirol, anche magari quelli che sono gli obiettivi stagionali, però io ve lo dico qua tranquillamente. Voi non lo sapete, ma la realtà che sta facendo il miglior calciomercato tra Serie A e Serie B è proprio il Südtirol, ve lo dico io. Garantisco io al limone, vi spiego anche perché. Ragazzi, Sieg, Barison dal Pordenone, Sprocati, Pompetti dall'Inter, Hans Nicolussi Caviglia, Capone dall'Atalanta in chiusura, sono dei benchmark, ok, incredibili, hashtag benchmark, e io dico che se restava Javorcic si poteva anche puntare ai playoff, ma comunque con Zauli c'è di che divertirsi, e si nota proprio l'influsso mitteleuropeo da Bundesliga nel fare questa realtà di calcio, che veramente sta operando con grandissima intelligenza. Ti chiedo la tua, Stefano, ruota libera, prego. Sì, beh, innanzitutto sicuramente quello che gira intorno al Südtirol è qualcosa di più unico che raro qui in Italia, insomma, ormai sono cose dette, stradette, però centro sportivo nuovo di pacca, stadio nuovo di pacca, insomma, giusto in pochissime realtà, anche di Serie A, possiamo trovare queste situazioni qui. Il Südtirol da sempre ha i conti oltretutto a posto, infatti non per niente molti giocatori di categoria preferivano venire a Bolzano sapendo che il 27 avevano lo stipendio sicuro e in cassaforte, piuttosto che andare in determinate piazze sicuramente più calorose di Bolzano in Serie C, ma con il punto di domanda, no? Soprattutto al sud, ecco, e con società che abbiamo visto anche lo scorso anno, tipo il Catania, insomma, purtroppo hanno fatto una brutta fine. E calma, bisogna stare tranquilli, quest'anno sicuramente l'obiettivo è la salvezza, sicuramente l'obiettivo è per metterci il mattoncino, no? Perché il Südtirol, la Serie B del Südtirol non è un punto d'arrivo, ma è un punto voto di partenza. Il mercato finora per me è 8, vai pure. E sì, mi permetto solo di contraddirti su Javorcic. Secondo me è stato un bene la separazione, ma non perché Javorcic non sia un buon allenatore, ci mancherebbe altro, ma perché ti dico, un conto è il Venezia, che è abituato alla Serie B e naturalmente auguro che torni presto in Serie A, però la squadra esordiente in Serie B con un allenatore esordiente in Serie B sarebbe stato un matrimonio difficile, secondo me, da portare avanti. E quindi è vero che anche Zauri, insomma, non è che ha questo pedigree importante, infatti è l'unica cosa per cui ci metto un punto di domanda, un'incognita, ecco, su questo iniziale cammino del Südtirol. Sono d'accordissimo con te, il mercato è assolutamente interessante, sappiamo benissimo che i grandi nomi non portano vittorie, su tutti mi viene in mente il Papa, ma lo stesso Monza degli anni scorsi con Brocchi non è che c'entrava grandi risultati, mi permetto purtroppo di dire anche il Padova in Serie C con super giocatori puntualmente ha cannato, perdonatemi il termine, due finali playoff consecutive, quindi sono assolutamente d'accordo con te. Attenzione a Pompetti, è un ragazzo interessantissimo, ma lo stesso Carrozza, insomma, sono Poluzzo in portiere della Serie B, ecco, forse l'unica cosa sono stati due difensori, Malomo, e dovrebbe andare via anche De Col, potevano rimanere, perché insomma sappiamo benissimo quanto è stata forte la difesa del Südtirol lo scorso anno, ricordo 9 gol subiti in tutta la regular season, mai nessuna squadra europea nei principali 5 campionati europei appunto è riuscita a fare un ruolino del genere. È un Südtirol che probabilmente dovrà scottarsi con, almeno inizialmente, con l'attacco, ecco, con il reparto offensivo, perché non era un reparto offensivo formato da grandissimi goleadori in Serie C, in girone A, insomma sappiamo non è il girone B o il girone C a livello di organici di squadre, e quindi insomma probabilmente farà un po' più di fatica all'inizio a entrare nei meccanismi giusti, però è una squadra che secondo me potrà sicuramente andare alla salvezza, perché torniamo, è vero che magari quest'anno per quello che riguarda le posizioni di vertice è una A2, non è una Serie B, è una A2,
abbiamo Venezia, ovviamente adesso Parma, insomma, e ovviamente poi squadre sicuramente molto attrezzate, però insomma io ci scommetterei su questa salvezza, perché poi a Bolzano sono anche anch'io, io vi dico, il Sutiro rischia veramente di essere la sorpresa della Serie B dell'anno prossimo, e ne sono convinto. Passo a Davide e gli chiedo non solo di rispondere alla domanda che vede in sovrimpressione, ma anche di raccogliere questa cosa che è stata detta su Javorcic, del quale io invece ho estrema fiducia, cioè io penso che abbia fatto un'ottima scelta il Venezia per il suo allenatore, quindi su Javorcic e sull'Udinese. Ma allora, partendo dall'Udinese, ovviamente rispondo molto volentieri alla domanda, ma su una cosa potete stare proprio tranquilli e rilassati. Qualunque sia il tecnico, sarà il 3-5-2 il modulo. Potete stare tranquilli, sereni, ad Udine si fa il 3-5-2. Anche se prendessimo il massimo esperto di difesa 4, lo metteremo a fare il 3-5-2. Ricordatevi Velasquez, che in Spagna ha fatto per anni e anni il 4-2-3-1, dopo 8 partite, 3-5-2 con Pussetto terzino sinistro, perché poteva fare l'esterno tutta fascia. Quindi quello è il destino dell'Udinese. Anche Sottili in conferenza stampa, non è vero che non si fanno più le conferenze stampa di presentazione, alle parole audio TV. Adesso tu ci devi dire cosa, attenzione intanto a parlare male dell'Udinese, no, perché poi sto riportando quello che ha detto Sottile, non è che tu mi devi dire cosa ne pensi dell'estetica di Andrea Sottile. Del suo aspetto fisico non è il mio, posso dirti che non è il mio tipo, ma Gaza, io sono della rispetto molto quell'altra sponda, ma io sono a Narnia. Non l'ho mai valutato dal punto di vista estetico, Ale, sarò molto sincero. Vai, prego, continui. No, comunque lui ha sempre, lui già ha detto sì, ho fatto il da difesa 4 in passato, ma per me non sarà un problema adattarmi a quella 3, quindi ti ha già fatto capire dove si andrà a parare. E come scrivono in chat, con Guardiola noi faremmo il 3-5-2, ovviamente. Giusto così. Proprio... Sì, qua è dogmatico. Sul Venezia, in realtà il collega mi sembra, ha fatto un ragionamento molto lucido, mi sembra. Cioè, comunque, Javorcic è la prima volta che lo vedremo in Serie B. Dovrà comunque impattare con la categoria, e anche per tutto il Sudtirol è la prima volta in Serie B, dovrà impattare con tutta la categoria. Abbiamo visto in Serie A il Venezia che per la prima volta ha impattato con la categoria, che difficoltà ci possono essere la prima volta in un nuovo campionato. Quindi ci sta, e Javorcic ci trova, diciamo, forse un terreno un po' più giusto su cui esercitarsi e sperimentare le difficoltà che possono esserci in cadetteria, detto che comunque il Venezia sta prendendo molta più gente esperta per la Serie B rispetto all'anno scorso in Serie A. Sta facendo un mercato migliore per la Serie B che per la Serie A. Sì, diciamo che c'è sempre quel problema. Di solito uno zoccolo duro di italiani in Serie B serve. Non lo stai facendo. Stai prendendo comunque esperienza, speriamo basti quella, ecco. Perché comunque alla fine... Comunque ragazzi, Maria al Monza, vi ripeto, avrei preferito una coltellata. Vai, c'era chi stava parlando prima? Sì, no, se mi posso permettere, a proposito di Venezia, lo scorso anno, insomma, non avrei sacrificato uno dei migliori prospetti italiani, secondo me è così, Paolo Zanetti. Non l'avrei assolutamente mai sacrificato. Era, guarda, durante il corso della stagione è sostanzialmente saltata la fiducia tra tutte le componenti della società Venezia, quindi a febbraio si davano ancora tante speranze di salvezza della Venezia, ma chi sapeva un po' di cose da là dentro aveva già capito, si era già preparato mentalmente a riaffrontare la Serie B, perché poi come abbiamo visto è scoppiato tutto durante il finale di stagione. No, però dico, sarebbe stato un miracolo famoso la salvezza con quella squadra lì. Allora sì, è vero, però comunque tu Zanetti ce l'avevi per 4 anni, era alla fine il contratto, ripartire in B con Zanetti sarebbe stato, con tutto il rispetto per Javorcic, sarebbe stato probabilmente un'altra cosa, ma proprio sono saltati tutti i meccanismi a un certo punto, anche tutti i rapporti che c'erano. Allora
Mi hanno detto che i like sono pochi, quindi facciamo 30 secondi di silenzio punitivo finché non salgo. Tutti. Giusto, uno si guarda una live, sente il silenzio, perché questo merita. Bene, riprendiamo. Allora, Erika Grignati. Ciao Erika, un parere su Bomber Henry. Faccio rispondere Tommaso Badia, prego. Allora, Henry l'abbiamo visto ancora poco, chiaramente, perché è arrivato a ritiro già iniziato. Sicuramente nel Venezia l'anno scorso è stato uno dei pochi a salvarsi. E ha segnato 9 gol in una squadra che è retrocessa presto, comunque, per quanto a febbraio si dessero ancora speranze, insomma, il Venezia era spacciato da un pezzo, e uno è stato uno dei pochi a salvarsi. Per quel poco che abbiamo visto, scusate, giusto piccola precisione, a febbraio era ancora quart'ultimo. Sì, però dopo ne perde, a febbraio in poi ne perde 11 di fila. Si può dire che il Venezia è retrocesso appena io ho visto. Dopo è crollato. Sì. È retrocesso a luglio dopo, il Venezia, possiamo dire. Vabbè, Ale, lì entriamo tutto il discorso Dai. Sul mercato dove hanno sbagliato. Sì, va bene, però il giorno d'andata a trovare comunque uno che vista la rosa del Venezia a luglio diceva si salvano. No, penso per che carità, questo ha ragione. Ne abbiamo discusso, però diciamo, il giorno d'andata è stato uno positivo. Dei pochi a salvarsi dopo febbraio. Vai pure Tommaso. Vai. L'abbiamo visto poco, l'abbiamo visto in amichevole con la Cremonese, sembra fare un buon tandem d'attacco con Lasagna, sembrano trovarsi già abbastanza bene, sono tutto sommato abbastanza compatibili, si completano a vicenda. E con la Cremonese ha fatto anche un bel gol, mi viene da dire, non so se l'avete visto, però insomma, imbucata di Lasagna, gran tiro a giro, palla non sotto il 7, però fil di palo a giro, un gran bel gol. Sicuramente il peso dell'attacco del Verona quest'anno pesa su di lui. Cioè, ma infatti, spalle, ragazzi, c'è da dire anche lui, l'attaccante titolare. C'è da dire sta cosa, il Verona è una squadra che è vero cede, spesso lo fa anche in modo controverso, che ti rompe il cazzo, però anche è una squadra che investe bene. Io penso per esempio ai colpi in ingresso, Henry per me con Cioffi a Verona può fare bene, lo stesso Piccoli è una buona chiamata secondo me, quindi mi confermi Tommaso, poi vado da Stefano, che l'idea è quella di fare quindi un 3-5-2 con due punte tra virgolette vere davanti, Piccoli Henry, Lasagna Henry, giusto? Lo stesso, sì, Lasagna, che cos'è che vi dicevo quando l'Hellas lo prese? Nel 3-4-2-1 per me come riferimento dimenticatevelo, piuttosto sarebbe meglio farlo giocare come mezza punta, ma se gioca come spalla di un attaccante nel 3-5-2 può recuperare e fare molto bene. Prego. È il suo ruolo naturale. Cioè, bravo. È lì che Lasagna deve giocare, è lì dove può rendere al meglio, anche in una squadra magari più bassa rispetto a quella di Tudor che andava a e Juric, diciamo il gioco gasperiniano che abbiamo visto a Verona negli ultimi anni, in cui si andava a pressare il portiere anche in bagno, adesso magari si gioca un pochettino più bassi e sul contropiede Lasagna diventa devastante. Lasagna è un velocista, lo sappiamo, corre come un disperato fondamentalmente, e si integra bene con Henry. Secondo me Lasagna quest'anno è un titolare e può far bene. Dopo bisogna vedere, perché manca magari un'altra seconda punta vera al Verona. Perché Barak è una mezzala. Cortinovic lo può fare. Stavo dicendo appunto Cortinovic, però Cortinovic è già più trequartista. È molto meno punta, mi viene da dire. Un po' il discorso, per fare un esempio, che era Zaccagni e Caprari. Zaccagni era una mezzala buttata in avanti a fare il trequartista dove ha reso la grande, adesso con Sarri addirittura fa l'ala d'attacco. Caprari era più 10, era più trequartista puro. Lo stesso discorso vale un po' per Cortinovis e Lasagna. Cortinovis è un trequartista che si è trovato bene a fare la mezzala, Lasagna è una seconda punta pura. È una questione di caratteristiche. Sicuramente un 3-5-1-1 a questo punto mi viene da dire Cortinovis dietro la punta ci può stare, non è una bestemmia.
se posso, Ale, su Lasagna, visto che l'ho avuto molto, l'ho conosciuto molto, c'è da dire che in effetti sì, questo ragionamento sul fatto che debba fare la seconda punta l'ho sentito spesso, però, esperienza qua ad Udine sto parlando, non l'ha mai fatta neanche ad Udine la seconda punta. Cioè anche l'annata in cui ha fatto 10-12 gol, ha sempre fatto il centravanti. Mi viene un po' il dubbio che non sia in questi anni il ragazzo che voleva fare il punto di riferimento dell'attacco, e magari col tempo, visto anche... Speriamo abbia cambiato idea. Non proprio esaltante, magari ha cambiato idea e si deve adattare, però sai, magari viene da dire, se si svegliava un po' prima, magari faceva un altro tipo di percorso. Sì, lui vuole fare quella prima punta un po' tipica, che rimanendo a Verona era per esempio Di Carmine. Cioè quella prima punta un po' più di movimento, di... che attacca la profondità, magari rispetto alla prima punta a cui siamo magari abituati, mi viene a dire, in Italia, quindi la prima punta di 1,90 m che prende palla, il petagna di turno, mi viene da dire, per rimanere sui 500.000 acquisti del Monza di quest'anno. Ragazzi, non allora io adesso prendano. Voglio partire rispondendo ad una domanda che era comparsa in chat sul Venezia. Parto da Stefano, e io qua ovviamente io quando gli ospiti li voglio testare sulle pontatine. Davide sa di cosa sto parlando. Cosa sono le pontatine? La pontatina è un affare di calciomercato che voi sponsorizzereste, diciamo che vi piacerebbe, tanto è già andato via. Sì, la tassa in tira se n'è andato. È fuggito per la paura, esatto. Allora, spiego a Stefano che avrà l'onore di inaugurare questa cosa. Eccolo qua. Che cos'è la pontatina? La pontatina è un affare di calciomercato che voi sponsorizzereste, affare di calciomercato che, attenzione, deve essere realistico, sui generis, fomentante, prezioso, particolare, ok? Un nome che colpisca l'auditorium ma senza andare nella roboanza, nell'acquisto impossibile, nel nome figurine. Ce l'hanno chiesto sul centravanti del Venezia, che effettivamente è un ruolo un po' scoperto, perché... E forse non arriva. Ecco. Ma porca puttana! Devo ancora spiegare! Già mi smorza! Basta! Stavo facendo, porco, non dico cosa, un intro per fomentare, per fare una cosa e bene, passiamo alla prossima domanda. L'utente si incazzi col Marchiol perché avevo in mente di fare delle puntatine. Forse rinnovano Aramu, cosa devo dirti? Vabbè, ma mica è un centravanti Aramu. Ale, il problema è che i 5 slot, come l'hanno detto proprio loro in conferenza, per fare un attaccante deve uscire Aramu. Se non esce Aramu non fanno più nulla. Allora, vado da Stefano dopo questa smorzata veramente incredibile. Allora ti chiedo un'altra domanda che ti hanno chiesto. Intanto ti hanno paragonato ad Ozil, che è un gran bel complimento. E ti chiedo una cosa sul Padova, questa stagione tragica, tragicomica, come spesso succede. Però io ti voglio anche gasare come un autobotte. Io ti dico, ma con tutti questi... visto che tu sei tifoso del Padova, giustamente, io sono nato anche a Campo San Piero, oltretutto, però dico, con tutti questi, con queste narrazioni che c'erano state, con Baldini che è andato anche a cena da Adani, in quella ritrovata lì narrativa, lui che se ne esce con le dichiarazioni su Palermo, così e via dicendo, il percorso, tutte quelle uscite retoriche e via dicendo. Allora tiriamo fuori anche un po' di venetismo, ma porca troia, ma al di là di tutte queste narrazioni e cose, ma non conveniva che salisse il Padova, magari ci si divertiva anche di più, cioè spendeva anche di più sul mercato? Magari ti chiedo questa cosa e ti chiedo anche un po' una tua opinione sulla tragicommedia Padova, situazioni e sentenze anche su un giocatore che è Jacopo Dezzi. E Marchiol, ti prego di non dire nulla, voglio sentire cosa ne pensa lui. Prego Stefano. Il cuore parla, il cuore ferito parla. E no, vabbè, a parte per quanto riguarda lo scorso anno, le cose vanno meritate. Padova non l'ha assolutamente meritato. Se non fosse stato per Donnarumma, in finale playoff di ritorno sarebbe finita 11-12-0. Senza naturalmente parlare dello spettacolo pietoso della squadra, perché insomma, un conto è giocare male come ha fatto Chiericò, ma quello ci sta.
un conto è giocare a Mille Sciro come ha fatto Pellegatti, e per non dire qualcos'altro, Ronaldo, però non parlo perché non voglio essere volgare, oltretutto sapendo dove è finito, ecco, però veramente mettiamoci una pietra sopra. Andiamo avanti con un prospetto sicuramente inferiore rispetto agli anni, negli ultimi 2 anni. Bisognava prendere la Serie B, però è fallito, questo progetto è fallito triennale. Tante colpe, sicuramente da parte della società che, nonostante abbia investito tanto, forse ha permesso anche ai suoi dipendenti troppe cose, in primis a Sogliano, che poi è stato mandato via con una tempistica disarmante, perché è giusto giusto licenziarlo, ma sicuramente non a una settimana dalla fine del calciomercato invernale. E Sogliano ha sborsato una valanga di soldi per giocatori di una mediocrità imbarazzante. Mi viene a pensare Cissé, in primis, che avevano fatto 4 minuti in 2 anni, e un giocatore che tra l'altro era già Caramoco? finito di per sé. Poi non so se sì, non so se Ah, appunto ha è ancora lui. sì. Gioca ancora. Contratto triennale, dopo una stagione che ha fatto 3 partite, gli hanno fatto un contratto triennale. Comunque, adesso il Padova non è più la favorita per la promozione. Quest'anno il girone sicuramente diventa più difficile. C'è il Vicenza, ma soprattutto c'è un Pordenone veramente molto, molto forte sulla carta. Un Ma Pordenone a me il che. Padova dà l'impressione, Stefano, non so se sei d'accordo, almeno negli ultimi 2 anni, di essere un po' una squadra che pecca un po' di figurinite, cioè che fai sempre questi assemblage di giocatori anche da oltre categoria, perché io penso, non lo so, i vari Chiricò, al tempo Nahuel Valentini, lo stesso Donnarumma, Dezi, cioè grandi nomi sulla carta. Alfredson. Bravo, ma poi manca sempre il manico, manca l'amalgama, e anche quando vedi fare i playoff, penso anche l'anno scorso, già con l'Alessandria ci avevi tutto per superarla. Invece vedi sempre una squadra bolsa, una squadra che fa TikTok, TikTokcheggia. Presuntuosa. No, è Presuntuosa. presuntuosa, sì. Io ho quell'impressione lì. Presuntuosa come lo era. Forse sto dicendo una bestemmia perché qua c'è un illuminare di Verona, ma tanti illuminari di Verona. Presuntuosa come lo era il suo allenatore lo scorso anno, Mandorlini, che è riuscito a perdere con l'Alessandria, che era una squadra che forse l'anno scorso, cioè 2 anni fa in Serie C, l'Alessandria forse arrivava a metà classifica nel Bravo. girone B, dove il Padova è riuscito a perdere i rigori. Quest'anno il Palermo era spinto effettivamente, ma in campo, insomma, l'Italia ha vinto i mondiali nel 2006 in Germania, in semifinale, ha battuto la Germania in casa, quindi ok Palermo, ok il Barbero, ok il pubblico, ma la squadra era più forte il Padova. Purtroppo c'era tanta presunzione, scusate, e nonostante magari quest'anno c'erano due profili di allenatori un po' più umili, prima Pavanella e poi Oddo, però purtroppo evidentemente la presunzione c'è all'interno dell'ambiente, tra Pavanel da virgolette. Portogruaro, lo ricordo sempre. La Ex società, allenatore a Primavera del Verona, stampa, tra l'altro. esatto, la società, la stampa, ti chiami Padova, allora per forza hai il nome e la storia, allora devi vincere a tutti i costi, a discapito di un Sutil che invece in maniera più umile e più accorta ha costruito una squadra che alla fine si è rilevata pressoché imbattibile, ecco, ripeto, 9 gol. E E su quindi Dezzi sicuro, cosa sicuro. pensi? Su Jacopo Dezzi, un tuo pensiero? Beh, Padova pressoché ha fallito, bene o male, mi aspettavo un tantino di più, ecco, vabbè che non era facile perché se non sbaglio adesso anche Boccalò, insomma, sono tutti quei giocatori che sono rimasti, anche a Trento non ha fatto benissimo, sono rimasti fermi 6 mesi di inattività, nonostante insomma, si sono allenati, ma gli mancava l'ultimo partita. Sicuramente da Desi mi aspettavo almeno quantomeno un piccolo squillo in finale, ma neanche quello. E infatti lo stesso Caneo, insomma, ha aspettato fino all'ultimo del ritiro per confermarlo meno, perché ci sono tanti esuberi a Padova che la società si è imposta di dar via, è andata via Chiricò, è andato via Ronaldo, vuole mandare via a tutti i costi Bifulco, vuole mandare via a tutti i costi della Latta, quindi insomma ci si aspettava molto di più anche da Dezzi, sicuramente è un ottimo giocatore che però evidentemente non ha questo feeling con la Serie A, nonostante in Serie B abbia fatto sempre molto bene. Allora, vado dal Marchiol perché e poi dal buon Badia, perché c'era un utente prima che ci ha fatto anche la donazione, che era tifoso del Pordenone, Pordenone che ha preso Di Carlo per la panca e niente po' di meno che Aieti per la difesa. Quindi chiedo prima a Davide un parere sul Pordenone, situazione, e
E poi al buon Badia, Lumi sul discorso Ferrarini-Verona. È una traccia realistica? A me piacerebbe molto, ma prima Davide, vai. No, ma guarda, rapidamente sul Pordenone, insomma, l'Ovviso ha fatto capire abbastanza in modo chiaro che l'obiettivo è tornare in B il prima possibile. Sta facendo un mercato intelligente, ha preso un tecnico che magari fosse in B ha iniziato a mostrare qualche difficoltà, perché comunque anche a Vicenza al secondo anno gli si è un po' sfaldato il gruppo tra le mani, però in C ha sempre dato dimostrazione di saperci fare. Non ha preso il grande nome, ma sta facendo una rosa che sembra proprio adatta a una lotta lungo alla maratona che ti richiede di fare la Serie C. Sì, sì, la sensazione è quella. Io sono sempre per il ti serve il quel bomber da... Io sono per il bomber, quello di nome che ti fa, che ti garantisce quei 20 gol all'anno, e non so se ce l'ha effettivamente il Pordenone, però per il resto è sicuramente tra le principali candidate a tornarci subito in B. Poi però una volta tornati in B ci sarà sempre quel problema stadio che si è un po' irrisolto. Il girone B lo scorso anno, cioè, non ha giocato con una grande squadra, però Pontedera lo scorso anno, Magnaghi, ha fatto un ottimo campionato e chissà che non possa confermarsi anche in questa stagione. Tommaso, dici la tua su Ferrarini. No, scusa, sì, il buon Tommaso. No, tu adesso mostri la bottiglia di goccia di carne. Dobbiamo fare la marchetta quotidiana. Oh, guarda che bello, naturale e frizzante anche, guarda. È buona, ti piace? Sì, beh, in vetro poi, eccezionale. È in vetro, qualità superiore. Caro Tommaso, un tuo parere, anzi non un tuo parere, anche, ma voglio dire, è una pista concreta quella della possibilità per il Verona di andare su Ferrarini della Fiorentina, che io consiglio caldemente, ma non tanto per cederlo all'Hellas definitivamente, ma per fare una cosa che accontenti tutti e due, penso, non lo so, un prestito con diritto di riscatto e con riscatto, una cosa che magari a te viene in mente, ti chiedo se è una cosa realistica, e in chat ci chiedono anche su Lucumi se è una traccia di mercato realistica per l'Hellas o meno. Allora, Ferrarini, sappiamo, cioè, quello che sappiamo è che fondamentalmente sarebbe un arrivo propiziato da Cioffi, in particolare dal fratello di Cioffi, che ha allenato nelle giovanili della Fiorentina. No, spiegacela questa, gasaci per favore, ti prego. Il fratello di Cioffi è nello staff di Cioffi Gabriele, e lui l'ha allenato nelle giovanili, e c'è questo forte legame, pare, tra i Cioffi e Ferrarini, che potrebbe propiziare la cosa. Il Verona è alla ricerca di un esterno destro, al momento sta giocando Terracciano, che è un giovane della primavera del Verona, che però non è propriamente il suo ruolo, e quindi potrebbe essere un'alternativa molto forte, però è la candidatura anche di De Paoli. De Paoli, okay. già dall'anno scorso era al Verona, e De Paoli di bello ha che fa sia la destra che la sinistra. Ma non è un po' un giocatore De Paoli? Cioè, io ti dico la verità, se devo scegliere per la destra tra De Paoli e Ferrarini, io mi piglio tutta la vita Ferrarini, anche per la prospettiva. Non so se tu cosa ne pensi di De Paoli, a me non è che... magari non ha incantato, ha fatto il suo quando è stato chiamato in causa, sì. Bisogna vedere anche l'idea della società, magari De Paoli arriva a titolo definitivo, è un giocatore di proprietà del Verona... Ferrarini arriva magari in prestito secco alla Fiorentina, non è un giocatore di proprietà del Verona. De Paoli comunque non è che sia così avanti nell'età, dovrebbe essere un 97 se non erro, e quindi non è neanche anziano, mi viene da dire, e potrebbe essere un investimento per il futuro. Se venisse preso titolo definitivo Ferrarini, probabilmente sarebbe un prestito secco, quindi quest'anno coperto, l'anno prossimo chi lo sa. Per quanto riguarda il nome nuovo che ho letto oggi, se non sbaglio da Sky, sarò franco, non lo conosco, so che il Bologna ci punta forte, io penso che sia uno dei 1500 nomi cacciati nel mucchio per come sondaggi, ecco. Lo conosco io, Lucumi.
e sarebbe un buonissimo colpo per l'Hellas, perché è un profilo che è seguito anche da squadre, è stato ed è seguito da squadre di un certo tipo. Per me con Cioppi può essere un ottimo innesto all'Hellas, però io credo che il Verona, se si parla di difesa Verona, l'esigenza sia più quella di un leader difensivo, cioè a me viene in mente quello che poteva essere per esempio proprio un Pablo Maria o un Ferrari, cioè non so se siete d'accordo Stefano e Tom, cioè a parte Davidovic, che poi abbiamo visto che purtroppo ha avuto le sue difficoltà, problemi così, però al di là di lui manca secondo me una figura che anche in certe partite dia indicazioni, che urli, si faccia sentire, perché se vedo l'anno scorso né Casale né Gunter né gli altri che hanno giocato al di là di Davidovic c'era gente, c'erano tutti dei buoni, ottimi gregari, ma non c'era un leader difensivo, non so se siete d'accordo con me. Ecco, se devi andare a intervenire su qualcosa e vuoi migliorare la squadra, sistemare quel cesello lì, andando a prendere uno che possa giocare centrale, fare magari anche proprio il leader, carismatico, così, sarebbe un'ottima cosa, non so se siete d'accordo. Poi passo a Davide. Cosa c'è in giro, ecco. Secondo me il Verona ha un ottimo centrale, che è Magnani, che a me non dispiace per niente. È un ottimo giocatore. Da quello che filtra, lui ha qualche problemino sotto l'aspetto della testa, sotto l'aspetto dell'impegno, sotto l'aspetto, questi aspetti qui. Questo è il motivo per cui con Juric ha giocato fino a un certo punto, con Tudor ha giocato pochissimo, però lui, quando c'erano gli attaccanti grandi e grossi, spesso volentieri li ha annullati. Cioè, io mi ricordo il Verona battuto a San Siro con Ibrahimovic, che ha fatto una fatica terrificante con Magnani su di lui. Zapata ha faticato, tanti giocatori, in particolare attaccanti di fisico, hanno faticato contro di lui. Secondo me lui è un ottimo difensore. Dovrebbe avere un attimino questa idea di entrare nelle grazie degli allenatori. Evidentemente manca qualcosa sotto il profilo dell'impegno, perché no, altrimenti allora, non si io spiega passo... questa sua esclusione. Se vuoi aggiungere qualcosa, Stefano, in ordine sparso, sì, poi andiamo a Udinese. Vai, sì, prego. Magnani anche a Genova, a Sampdoria ha giocato poco, pochissimo, anche, quindi effettivamente anche secondo me è un ottimo difensore, ma fa fatica a fare questo benedetto salto di qualità, no? E sono d'accordo anche con te che sicuramente ci vorrebbe questo bel prospetto importante. In chat citavano Acerbi, che potrebbe essere un'opzione interessante, però... Vai pure, sì, anche vero, fuori budget. È anche vero che l'Hellas ultimamente ha buttato fuori tanti giovani sconosciuti all'inizio, ma che poi si sono rivelati dei signori difensori, insomma Casale, Kumbulla, via dicendo. Rahmani. Esatto. Quindi adesso io sarei curioso di vedere questo, l'ho un po' studiato su YouTube, questo Oskarak, se riuscisse a venire in Italia quantomeno. In Belgio deve aver fatto gran bene, ne parlavano molto bene anche a Lione, visto che proviene da lì, e vediamo se si rivela un nuovo profilo, appunto stile ultimi che sono usciti da Verona, oppure un flop, ecco. A proposito di flop, avevo letto anche che insomma Dix vicino a Verona, non so quanto sia vero, ma anche in quel caso insomma Bologna ha lasciato molto, molto a desiderare, ecco, fino ad adesso. Davide, punto mercato Udinese, cosa aspettarsi? Cosa no? Acquisti, cessioni? Ti dico solo una cosa, non credi come me che Molina, anzi se ci puoi chiarire poi quella che è la formula definitiva con cui Molina va all'Udinese, e se non credi come me che sia stato un po', non dico sottovenduto, però ecco, mettiamolo così, che la controparte economica liquida potesse essere un po' più forte rispetto alla valutazione di Perez che si è fatta. Vai, ruota libera. Allora, capitolo Molina, il trasferimento dovrebbe, perché l'Udinese e l'Atletico non pubblicano ufficialmente poi le cifre, è stato chiuso a 12 fissi, 6 di bonus, più Neuwen Perez, che vale, è stato valutato 10. Poi, chiaramente... c'è tutto il discorso legato al fatto che le operazioni tra Molina e l'operazione Perez sono state slegate, quindi
si è creata anche un po' di confusione nella trattativa, perché a un certo punto Perez ha deciso di saltare, eccetera, eccetera. Però alla fine è stata data una valutazione complessiva di 28 milioni, che si è avvicinato di molto ai 30 che richiese l'Udinese. E d'altronde, parliamo di un giocatore che giocava ad Udine, ha fatto un anno e mezzo senza fare Coppa Europea, eccetera, 30 milioni è più o meno la cifra che si poteva chiedere. Di più non si arrivava nessuno, e neanche l'Atletico ci è arrivato. Infatti, per arrivare, ci ha dovuto mettere in trattativa anche Perez. Purtroppo il mercato in questi anni è questo qua. Non girano grandissime cifre, se non per nomi veramente eccezionali. A livello globale, l'Udinese il suo mercato l'ha quasi definito del tutto, perché comunque se non arriveranno offerte importanti per De Olofeu, non ci saranno innesti importanti in attacco. In difesa sei pieno, e sei pieno anche sulle fasce in mezzo al campo. Quindi più o meno tutto è definito. Potrebbe arrivare una punta giovane, come ci scrive questo ragazzo, Matheus Martins. È un nome che fanno, ma dal Brasile, e vi invito sempre a prendere con le molle i nomi fatti dall'estero, perché quasi mai si sono concretizzati. La trattativa per Tisserand l'hanno fatta in media turchi alla fine. Quello sarebbe stato un ottimo acquisto, ma non è mai neanche stato vagamente vicino all'Udinese. Cioè, hanno fatto tutti i turchi. Addirittura hanno programmato loro i viaggi ad Udine e le firme, quando qua nessuno l'ha mai visto. Poi avete visto anche per Copetti, alla fine tempo 3 giorni e non se ne è fatto nulla. Vediamo, è un prospetto interessante. E sarebbe un innesto che forse andrebbe a prendere il posto di un Pussetto, che è ad Udine ufficialmente solo per allenarsi, perché il Watford udinese vorrebbero cederlo. E questo sì, è l'unico nome. Ho visto le dichiarazioni ieri del presidente del Watford su Pussetto. Sì, sì, che l'ha proprio distrutto sostanzialmente, sì. Perché cioè, ha dichiarato apertamente che non è adatto né a una Premier League né a una Championship inglese, che è stato rispedito in Italia giusto per il palcoscenico. Scusate un attimo, ti devo interrompere. Allora, voi vedevate che in questi giorni io guardavo in alto, perché sapete cosa c'era? Guardate che roba. Ah, l'hai scoperta. Guardate che cazzo di vacca volante che c'era. Cioè, questa qua ti punge, capito? Cioè, immaginatevi una roba del genere che vi punge la cappella. Vabbè. Dov'è che finite? In pronto soccorso, credo. Direi. Penso anche da qualche altra parte, dai. Sì, probabile. Finalmente ce la stessa. Questa è una vacca volante del Wyoming, veramente una cosa tremenda. Prego, scusa, vai pure. No, avevo quasi chiuso. Cioè, a meno di cessioni pesanti, non mi aspetto grossi innesti, a meno che da Watford non debbano spostare qualcuno per valorizzarlo meglio. Allora. Però ho dimenticato la ciabatta, scusate un attimo. No, perché non è per niente, però siccome anche mio papà è stato punto da una cosa del genere e vi dico che non ha avuto dei giorni simpatici, ho preferito evitare. Allora, vediamo altre domande, siamo a vostra disposizione su tutte le squadre del Nord-Est, vai, scatenatevi, lasciate mi piace. E siamo. Devo aggiungere io una cosa che magari gli ospiti non saranno ovviamente d'accordo, però sapete che la puntatina di Simeone al Borussia Dortmund mi gasa. Sapete che ci sta Simeone al Borussia Dortmund? Sapete che secondo me potrebbe fare veramente bene. Comunque, nonostante le smorzate del Marchiol, io quella puntatina sul. Io ve la voglio fare la puntatina sul centrocampo. L'avrei lasciata fare, non c'era problema. Io la puntatina sul centravanti del Verona la voglio fare, perché sia mai che magari diamo qualche idea interessante alla società. Io parto dal dire che comunque, ripeto, il Venezia finora, diamo atto, ha rinnovato Aps, che per me, come hai detto anche tu giustamente nel tuo video, tra l'altro vi invito a seguire tutti gli ospiti dai link che avete in descrizione, dicevo, come hai detto giustamente te nel video, i rinnovi di Aps, Busio e Cernigoi sono tre rinnovi. Ragazzi, che per la Serie B stiamo parlando di giocatori fuori quota o quasi. Hai preso Zampano, che è un ottimo terzino destro. Hai preso Javorcic, che è un ottimo allenatore. Hai preso Novakovic, che per me è un acquisto molto intelligente. Al di là delle scommesse marginali, comunque la rosa per me e tutto il sistema
almeno i playoff a un quarto o quinto posto, tu mi dirai di no, ma per me ci può puntare. Quindi io ti dico, io parto, ripeto, dagli ospiti che voglio far pontatinare, ok? Visto anche il buon Stefano che magari è esperto di categorie diverse, dalla C o da squadra, voi mi dovete dire un centravanti realistico ma fomentante che consigliereste di prendere al Venezia. Parto dal buon Badia, che lo vedo bello mindsettato, bello benchmarkato, bello pronto. Facciamo il giro e poi chiudo io. Facciamo Tommaso, Marchiol, Stefano e io. Prego Tommaso. Allora, io andrei su qualcosa che ho già visto passare da qui e che negli ultimi anni si è rivelato un discreto talismano, che è Samuel Di Carmine. Cremonese salita in Serie A, Di Carmine... Forse valutatele in chat categoria. Le puntatine, valutatele in chat, scusa forse Tommaso, vai prego. La sua categoria, la Serie A, Verona ha fatto 7-8 gol il primo anno con Juric, dopo però non si è rivelato un attaccante da Serie A, probabilmente è andato alla Cremonese, non ha fatto tantissimi gol, però ha fatto dei gol pesanti, e quindi secondo me anche per questo fatto di essere un po' un portafortuna, secondo me il Venezia potrebbe anche fare bene. Comunque il Verona è venuto in Serie A con Di Carmine, la Cremonese è venuta in Serie A con Di Carmine, magari, sai, non c'è due senza tre. Grande, ci sta, un bel nome realistico. Vai Davide, dici la tua. Allora, sai che con le puntatine vado sempre un po' in difficoltà. Sì. Però sto giro ne ho addirittura due. Vai. Quella principale, che secondo me metterebbe d'accordo tutte le parti, compresa la filosofia molto esterofia del Venezia, è Gitkir del Monza. L'alternativa può essere... Ah, tra l'altro diciamo che il buon Pep Malaguti si è fomentato, sì. Io ho visto la loro diretta che hanno fatto, loro fanno una bellissima diretta che io mi vedo tutte le settimane sull'Unione Venezia, e parlo di mercato, ovviamente, di cose, ve la consiglio se siete interessati. E a un certo punto a Pep gli è venuta in testa la puntatina di Puskas al Venezia, è andato avanti, sì, per mezz'ora a ripetere, era bello fomentato, è stato preso, capito, dalla come si dice, dall'estasi pontatinale, capito? Vai pure, dici la seconda. L'alternativa low cost, low budget e strizzolo della Cremonese. Mica puntatine che comunque ha fatto abbastanza, ho seguito abbastanza la Cremonese negli ultimi anni, e non è un brutto giocatore, è vero, non è un brutto giocatore. Io ce l'ho ancora in mente quando guidava l'attacco del Pordenone, di quello di Tessè, che fece per un intero girone di Serie B al secondo posto. Ha avuto dei, vai Stefano, dici la tua. La Cremo anche. E secondo me potrebbe essere veramente l'anno della consacrazione, sempre che non rimanga in Serie A, perché come detto è in una squadra che è molto in difficoltà a livello economico. Direi Manuel De Luca, alto, forte, e secondo me potrebbe veramente trovare l'anno della consacrazione. L'anno scorso hanno fatto benissimo a Perugia, e è ancora giovane perché ha 24 anni, e può fare la seconda punta, ma soprattutto la prima punta, visto anche il fisico. E se non dovesse essere una prima punta, butto lì anche sulle della Juve. Magari io quello lo vorrei direttamente alla Fiorentina, però magari un prestito. No, perché ho sentito che lo voleva Zaghi al Sud, ho detto se dovesse andare al Sud lo potrebbe anche andare al Venezia a questo punto. No? Chi è che lo vorrebbe? No, all'inizio si diceva che lo voleva Zauli con sé al Sutiro, visto che l'aveva avuto lo scorso anno alla Juventus Under 23, no? Sì. Però... Se il Sutiro prende su lei, in qualche modo il voto al mercato diventa 11, non 8. Anche no, solo in prestito. È un ragazzo molto interessante che ho visto giocare dal vivo lo scorso anno, che quando è venuto la Juventus, vabbè, non per niente è stato convocato in nazionale maggiore giocando in Serie C, quindi insomma scarso non deve essere su. Comunque anche Manuel De Luca molto forte. Non volevo smorzare il concetto di puntatina, volevo fare una domanda proprio siccome ha fatto un nome interessante l'ospite, visto che De Luca pare che alla fine però resti alla Samp, è pronto per la Serie A questo ragazzo? Perché se ne parla veramente tanto, quindi volevo un attimo capire meglio da chi l'ha seguito magari un po' di più.
Serie A, sì, secondo me ci può giocare sicuramente, poi bisogna vedere cosa ti aspetti da De Luca, ecco. Se mi dici che può arrivare a 15 gol nella Sampdoria, che comunque lo ricordiamo per quanto in difficoltà possa essere, è comunque una piazza storica, una piazza importante, cioè non è, per intenderci con tutto rispetto, il Benevento. È difficile perché insomma sei davanti Quagliarella in primis, nonostante non ti faccia più 20 gol, ho Caputo, difficile. In un Lecce, tra l'altro lui originario di giù, in un Lecce, in una Cremonese potrebbe essere sicuramente una scommessa più che valida, ecco. Allora, io ho fatto il cattomercato del Venezia che tu mi hai anche smorzato, infatti dopo ti devo rispondere sui meriti. Io chiedo alla chat, oltre a mettere mi piace, di dirci se ci stiamo dimenticando qualcosa di mercato. Io mi sto segnando delle cose che poi chiedo. Io a livello di pontatine vi ho dato quella di Salcedo, però forse era più adatto nel ruolo di Novakovic, diciamo da falsa seconda punta, mettiamo così. Però io vi devo dire, da quando il pontatinatore folle è arrivato e ci ha piazzato Ben Brereton al Venezia, voi mi direte è impossibile, io vi dico però mi piacerebbe tanto. Perché anche a livello di immagine, di marche, tu già ridi, perché, ma ti capisco, hai anche ragione. Però posso sognare, posso fare un nome un po' più fomentante. Io seguo Ben Brereton, me lo immagino presentato nel taxi d'acqua a Venezia, uomo immagine, uomo copertina, un po' anche per un ritorno in Serie A da certificare. Quindi io ti vado a ricacciare Ben Brereton. Ma Davide, ho due domande. penso abbiano fatto quel ragionamento, ma con Connolly, sai? Penso abbiano Sì, ragionato esatto, è come arrivato tema anche con Connolly, sì. Connolly. Allora, intanto stanno arrivando delle domande, però Davide, io prima ti devo chiedere due cose. Allora, la prima è, visto che si parla di questo Maria al Monza, secondo te è un giocatore che può fare bene anche al Monza o pensi che l'exploit di Udine sia stato un po' un caso? E in secondo luogo ti chiedo la posizione di Udo G, perché è un nome abbastanza Sì. Allora, chiacchierato e quindi andiamo a dire cosa può succedere. E vai, prego questi due, poi veniamo anche ad altri. Pablo Marì, credo che Pablo Marì sia forte di suo, indipendentemente Sì, anche dalla piazza in cui per gioca. me. Poi è chiaro che all'Arsenal hanno degli standard, in altre squadre si abbassano. Per l'Udinese era un difensore top, infatti, tempo una settimana ed è diventato uno degli elementi, uno dei cardini della squadra di Cioffi. Va in una squadra tremendamente ambiziosa, ma che rifacendo tutta la squadra da capo, tutta la rosa da capo, io non lo so poi che futuro avrà in questa Serie A. C'è sempre quel dubbio lì, perché comunque Stroppa si ritrova ad amalgamare una squadra completamente nuova. Credo che il Monza adesso stia prendendo quei giocatori che possono farti fare un po' lo salto di qualità e Marì magari verrà visto un po' come uno dei leader della squadra per esperienza, per qualità che ha. Va a prendersi un compito veramente molto intricato e molto complicato. Vedremo se ci riuscirà. Mi aspettavo qualcosa in più, ecco, diciamo che Sì, è sprecato. mi aspettavo che potesse andare in una Fiorentina che probabilmente non avrebbe avuto a pagare l'ingaggio che gli pagherà il Monza, per quanto il Monza non abbia problemi di soldi, ma penso che il livello finanziario sia più o meno quello come spese attualmente, perché c'è la Ripessina e Sensi, adesso Marì, insomma, quello sono più o meno le spese. Per quanto riguarda Udo G, Marino ha detto, cioè Udinese ha detto chiaro e tondo, quest'estate o arrivano delle offerte completamente senza senso, cioè, ma siamo nell'ordine di decine e decine di milioni di euro, o Udo G resta dov'è perché ha fatto un anno solo in Serie A, cioè l'Udinese andrebbe anche a perdere capitale, perché c'è cioè, tempo un altro anno di Serie A e questo lo raddoppia il valore. È chiaro che è in un Di dove? ruolo dove... infatti, però lì... Probabilmente tra i 10, cioè, a parte il fatto che ci avete regalato i 10 milioni per lasagna, ma tra lui e Udo G mi puzza di rimborso per Barak, vagamente, cioè, Silvestri, vagamente. no? Però dai, sai, c'era quel discorso del contratto, non l'ha voluto rinnovare lui alla fine, c'era cioè, molto chiacchierato già da tempo in ottica uscita. Detto questo, tutto lo vogliono, perché esterni sinistri forti ce ne sono pochissimi in Serie A, cioè basta pensare che un Cucurella sì, sarà forte, ma si sta per spostare per 60 milioni di euro. Sì, le cifre folli.
sono cifre senza senso, ma perché c'è pochissima materia prima. Cioè, Udogi è un pezzo quasi unico. L'Udinese almeno un altro anno, se lo vuole tenere, ecco. Cioè, i 20 milioni sono la valutazione che gli dà già Transfermarkt. E questo ancora un po' non ha fatto 20 anni. Cosa mi dici prima di far rispondere agli ospiti su sta cosa? Anzi, ho due domande. Cosa mi dici di Wallace al Venezia? Voglio che me la smorzi anche qui davanti a tu. Lo sai che Wallace voleva, se doveva andare a Udine, voleva tornare in patria. Cioè, ha trattato per settimane. Se n'era parlato anche. Ha trattato per settimane col Flamengo, che però non voleva cioè comunque lui, la richiesta d'Udinese era altina, 10 milioni per un giocatore in scadenza non sono pochissimi, quindi anche l'Udinese insomma lo ritiene un capitale importante. Non andrà al Flamengo, che ha preso Pulgar. A questo punto però deve rinnovare, perché se no sì, lo vai a perdere a zero, oppure magari entro la fine dell'estate arriverà un'altra squadra del Sud America che offrirà quei soldi che chiede l'Udinese, o poco meno insomma. Però non c'è la sensazione che sia stabilissimo ad Udine al 100%, ecco. Ok, allora io chiedo prima una cosa al buon Stefano, perché spesso qui, diciamo, a torto o a ragione, parlando di Verona, ci dicono, ma Lellas fa delle eccezioni, penso per esempio a Zaccagni, a diversi giocatori, lo stesso Silvestri, le cifre che si fanno per Barak. Cioè, spesso Lellas si ritrova a cedere dei giocatori a un costo magari inferiore a quello che può essere il valore di mercato degli stessi. Spesso sembra ci sia un po' un'urgenzialità. Chiedo a te che cosa ne pensi da questo punto di vista, caro Stefano, e poi vado dal buon Tommaso per Barak. Prego. Dipende anche da... Ma sicuramente Tommaso lo sa meglio di me, però dipende dalle situazioni. Magari in alcuni casi sono i procuratori che spingono, in altri casi, insomma, mi viene in mente Zaccagni. Insomma, penso che molto, insomma, Zaccagni con Bulla e via dicendo, insomma, l'Hellas non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, quindi naturalmente vogliono cambiare destinazione per lidi più prestigiosi, anche se effettivamente l'Udinese non è che nel caso di Silvestri non è che cambia molto da Verona, ecco. E quindi insomma un po' questa la motivazione, lo stesso con Bulla, naturalmente quando chiama la Roma è difficile non rispondere positivamente. Bulla è stato venduto bene, cioè tanti soldi. Oppure Ranani che è andato al Napoli, insomma, possono essere poi treni che non passano più. Parlavamo prima di Rugani all'Empoli aveva fatto fuoco e fiamme, e poi è andato alla Juve ed è diventato, non dico un ex giocatore, però a parte una piccola fugace esperienza al Cagliari, veramente ha deluso tantissimo, e adesso insomma ovviamente non è più nel ranking dei principali club né italiani né tantomeno europei. Insomma, fai quelle stagioni dove giochi veramente in maniera propositiva da campione, e allora alla fine cerchi in tutti i modi di sfruttarla al meglio, perché non è detto che ricapitano ancora una volta, ecco. Perché tanti, come si dice, è sempre tra virgolette più facile insomma giocare e fare grandi cose il primo anno piuttosto che poi riconfermarsi nelle stagioni successive, che sia una squadra o che sia un calciatore, ecco. Prego Tommaso, dici su Barak qual è la situazione? Più o meno ne abbiamo parlato prima, ossia il Verona, da quanto ha detto Marocco, che insomma adesso non è che gode esattamente della fiducia neanche di noi giornalisti, perché ci ha detto tutto il contrario di tutto, e quindi non... adesso prendiamo un po' più con le pinze quello che dice, mettiamola così. Marocco ha detto che gli obiettivi economici sono stati raggiunti pur vendendo giocatori diversi a quelli preventivati, quindi magari non sono stati venduti, cioè Casale era in partenza ed è stato venduto, Simeone era in partenza ed è stato venduto, verrà venduto quantomeno, Barak era in partenza e al momento è ancora qui ed è quello un po' più incerto appunto, e Ilic era molto pressato, al momento è ancora qui. Barak potrebbe rimanere, più no che sì, però non siamo al 95% parte, ecco. Siamo a un
65% parte, mi viene da dire. La Fiorentina ti è mai interessata al giocatore o no? Non ti risulta? Non mi sembra sia mai venuto fuori. Dopo chiaramente magari un sondaggio su di lui l'hanno fatto 40 squadre, vero? Poi nel momento in cui il Verona dice io voglio 20 milioni, di 40 squadre ne restano due che ti dicono sì, ok, 20 milioni, ne parliamo a fine agosto quando ne vorrai 15. Certo. Dipende un pochettino dalle tempistiche, eccetera, eccetera. Il Verona al momento non ha bisogno di vendere in linea teorica. Dopo bisogna vedere, ecco, leggo anche di Ilic. Ecco, ma su Ilic volevo chiedervi una cosa a voi due prima di andare sull'Udinese, che è un regalo per il Marchiol, no? Cioè, Ilic è un giocatore che sicuramente, se io vedo al futuro, è uno che può ritagliarsi un ruolo molto importante, perché si vede che ha qualità e via dicendo. Però non vi sembra che attualmente sia le cifre che si fanno per lui, paradossalmente, sia la considerazione di cui gode, non siano molto rispecchiate dall'ultimo campionato che ha fatto? Chiedo a voi che avete visto l'Hellas, magari come l'ho visto io, più di altri. Cioè, Ilic l'anno scorso sì, ha fatto vedere delle ottime potenzialità, però in molte partite è stato anche un po' evanescente, un po' etereo. Non so se avete la stessa opinione oppure dite no, ha giocato bene l'anno scorso. È vero, è stato un po' incostante, perché comunque è un classe 2001 a cui è stato affidato il centrocampo del Verona, sì, in un'annata in cui il Verona ha fatto fuoco e fiamme, in cui il Verona ha dato spettacolo, ha segnato un miliardo di gol, i tre davanti qualsiasi cosa facessero in qualche modo la palla entrava. Non è sicuramente stato un campionato eccezionale il suo, però al giorno d'oggi mi viene da dire che l'età spesso e volentieri fa il prezzo. Sì, bravo. Nel mercato di oggi a volte conta molto più l'età delle prestazioni, a volte. Cioè, io non ho visto questo Ilic trascendentale, ha fatto grandi cose, ha fatto anche partite mediocri. Bravissimo. È normale, cioè io, per fare un paragone con un'altra squadra che ho seguito, per quanto fosse un'altra categoria, Fagioli ha fatto un campionato fuori ogni grazia di Dio rispetto a Ilic. Bravo. Secondo me Fagioli è un piccolo fenomeno. Sì. Io gli ho visto giocare 35 partite quest'anno, perché come detto sì, seguo anche la Cremonese per lavoro, e secondo me è un giocatore dalle potenzialità infinite, e se io fossi la Juve, a prescindere, gli farei fare 36 partite quest'anno in stagione titolare. Anch'io. Come va? Perché Fagioli lo dai a Sarri, alla Lazio, ci fa la pasta e Fagioli. Cioè, all'estero a 21 anni sono titolari, giocano in Champions League e a momenti vestono la fascia capitano delle rispettive squadre. Bravo. Io fossi la Juve in un 4-3-3, adesso leggo che potrebbe giocare mezz'ala con Locatelli in regia, io quasi quasi li invertirei personalmente, metterei più Fagioli in regia e Locatelli a fare la mezz'ala, e secondo me è un piccolo fenomeno, cioè ha delle idee, è duttile, può giocare anche sulla tre quarti, l'ho visto giocare anche sulla tre quarti, ha fatto grandi cose, secondo me Fagioli al momento vale 4 Ilic probabilmente. Tommaso, sei il fare calcio, io vi prego, in chat elogiatelo, fatene veramente oggetto di adorazione, che vi evidenzi i commenti, perché se lo merita. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Ma sì, come dicevo prima, insomma, è anche un po' lo specchio della mancanza totale di qualità rispetto a 20 anni fa, no? Qualcuno, a prescindere se ne ha 20, 22 o 30 di anni, fa 10 partite buone a un prezzo assurdo, insomma, mi viene in mente Hernández del Cagliari, che dopo una stagione buona, molto buona, insomma, lo scorso anno è stato veramente una delle delusioni più grandi di tutto il campionato. È ovvio che per quello che concerne la qualità del campionato italiano posso capire che ci siano delle determinate cifre vicino a Ilic, che sicuramente è un prospetto molto molto interessante, e come si diceva, insomma, ha tenuto il centrocampo del Verona in questa stagione, insomma, spesso anche presupposto
giocatore come Miguel Veloso, che non è proprio l'ultimo arrivato, quindi indubbiamente ci può stare, ecco. Anche se, come dicevamo, ci sono giocatori sicuramente che negli anni passati meritavano più attenzione e più risvolto economico. Allora, sottoscrivo, ripeto, su Fagioli sono d'accordissimo, io lo vorrei alla Fiorentina oggi, però il problema è che penso che la Juve ci punti o sia costretta a puntarci, paradossalmente. Vengo al buon Marchiol, perché c'era una domanda su Pafundi. Quella su Pafundi, ma sì. Prima però, no, prima un regalo per te, perché tu pensi... Prego. Mi sono mutato. Dicevo, un regalo per te, guarda. Ho fatto il ritratto del Marchiol. Ditemi se ci assomiglia o meno. È bello o no? Vi piace? Dalla penna di un Brunelleschi, ma dopo il secondo ettolitro di vino, ecco. Tommaso, cosa ne pensi? Stefano, vi piace? Guarda, lo definirei minimal. Va di moda le cose minimal ultimamente. Secondo me se lo piazzi in qualche galleria, qualcuno che spende 15.000 euro lo trovi. Come con sì, ma... Se potessi me lo tatuerei sulla schiena. Sì, però poi voglio i diritti d'immagine qua, ragazzi, cioè è facile così, nuova moda dell'estate, tatuatevi, andate da io, dopo lo metto su Instagram, ok, vi fate lo screen, vi salvate l'immagine e ve lo andate a tatuare. I tifosi dell'Udinese che seguono questo canale si devono tatuare questo pattern, va bene, anche in posizioni erogene, va benissimo. Prego, rispondi. Parla con questa immagine, sì, qui davanti. Spiegami come faccio a rispondere seriamente alla domanda in questo contesto. Nessuna spiegazione logica. Prego. No, comunque, Pafundi resta l'Udinese e l'idea è chiara. Un po' alla volta, ogni anno, gli si andrà a dare sempre più minuti, con calma, perché ha 16 anni, cioè... Non va troppo, gli hanno messo neanche eccessive pressioni nel precampionato, insomma, ha dovuto fare certe gare addirittura dal primo minuto e un po' in difficoltà ci è andato, però un po' alla volta, a mezzi, a carattere, si fa, gestito magari in modo un po' più decente rispetto a Scuffet, presumibilmente il ragazzo con gli anni si farà. Beh, è comunque uno, si parlava anche del Napoli per lui, se non sbaglio, no? Tutte hanno fatto una telefonata per avere Pafundi, anche il Chelsea che è affrontato pochi giorni fa. Però ma vinto anche che l'Udinese, vabbè, c'hai Deulofeu, c'hai Beto, però davanti non mi sembra che c'hai, oltre questi due, sta gente di grande inventiva o potente. Success è già ancora un po' più pronto, ecco, se ti serve, se la partita scotta rispetto a lanciare, certo, un Pafundi. Però sai... Comunque, quegli ultimi 10 minuti in partite calde, se la partita non conta nulla, anche 60, puoi iniziare già a farli. Certo, allora ricordo agli utenti in chat, che invito a mettere mi piace, che domani faremo anche una live generale su tutte le squadre, quindi questa era Nord-Est, domani ne facciamo una su tutte veramente. E volevo far chiudere a Stefano, anzi faccio chiudere, visto che ci avviamo alla chiusura della live, in chat ricordateci se non abbiamo approfondito qualcosa, fateci pure le vostre ultime domande, faccio un volo d'uccello, diciamo, su tutti gli ospiti, se vogliono aggiungere qualcosa che non abbiamo affrontato, o se hanno piacere ad aggiungere qualcosa rispetto alle squadre che abbiamo trattato, che non abbiamo trattato, qualche tema aggiuntivo. Facciamo Stefano, Marchiol e chiudiamo con Tommaso. Ok, vai. Prego Stefano. Argomento a piacere? Argomento a piacere? Sì, sempre sulle squadre del Nord-Est, sì. Se non abbiamo parlato di qualcosa, se volete aggiungere qualcosa, prego. Sì, no, io insomma, visto che abbiamo la Serie A qui con Udinese e Hellas, io torno sulla Serie C per dire che quest'anno sicuramente sarà un campionato molto, molto più interessante rispetto allo scorso anno, perché insomma,
non c'è Sutil, ma ci sono squadre in teoria come Pordenone, appunto, che parte con i favori del pronostico, e il Vicenza, insomma, non dimentichiamoci il Vicenza assolutamente, oltre, insomma, spero al Padova, ma anche al Novara. Dovrebbe esserci anche il Novara, che è una nuova neopromossa e che, insomma, ha piazzato già due colpi con Bortolussi, ex capocannoniere dello scorso anno col Cesena, e Galuppini, che a Bolzano ha fallito, però, insomma, è un giocatore che sicuramente in Serie C, in determinate piazze, può fare il salto di categoria. E vediamo se anche il Trento, che sta facendo una buona squadra, come tu saprai, punta tutto su un ex Venezia, che io ho avuto in trasmissione ospite, ovvero il Doge Boccalone, riuscirà a rimanere nei quartieri Che a alti. Verona ricordiamo molto bene, tra l'altro. Esatto. Bravo. Mi ha detto che infatti è il ricordo, dopo naturalmente il gol di Venezia che mi ha permesso di andare in Serie A, dopo il gol che ricorda con più piacere quello col Portogruaro fatto a Verona, ecco. E niente, insomma, vedremo. E ovviamente occhio anche in Serie B con il Venezia di Javorčić, vediamo se Javorčić veramente è un predestinato, come secondo me lo è Paolo Zanetti. Vado io, Ale? Vai, vai. Eh sì, anch'io ricordo un po' più purtroppo in realtà Boccalone quell'anno lì, perché oltre al gol col Cittadella poi fu l'annata, non fu proprio, e lo sai ragazzo, comunque l'ho avuto anch'io ospite, non mi sono nascosto dietro a un dito, non fu un'annata proprio eccezionale, però lo ricordiamo con affetto per altri motivi. Lo volevo fare un chiarimento lato Udinese, visto che sto leggendo tante cose. Allora, Ebosé, ragazzi, sì, ha fatto il terzino, ha fatto l'esterno sinistro nella sua carriera, ma nell'ultimo anno all'Angers ha giocato quasi sempre difensore centrale. L'idea è di fargli fare il braccetto di sinistra, quindi non è un colpo da vedere in ottica uscita di Udogi attualmente. Poi è chiaro, in caso di emergenza puoi sempre dirottarlo, ma è da considerare un difensore centrale. Cosa ne penso di Nestorovski? Che non so perché abbiano fatto un rinnovo, perché probabilmente non trovavano un vice Beto, cioè c'è poco da fare, i numeri lo dicono chiaro e tondo. Purtroppo ad Udine non è mai riuscito a fare il Nestorovski di Palermo, cioè l'anno scorso un gol solo, pochissimo spazio, però comunque il ragazzo si applica, è contento qua, si è probabilmente messo d'accordo con la società e occuperà il quarto slot di attaccante o addirittura. O si giocherà comunque il ruolo di vice Beto se dovesse arrivare un attaccante giovane, come sembra. Mentre chiudo lato Venezia dicendo che, appunto, come detto prima, c'è qualche dubbio sul mercato in entrata perché, appunto, c'è questa questione Aramu da risolvere. E la novità di giornata, è proprio una novità di giornata, è che comunque i colloqui tra le parti sembrano spingere verso un rinnovo alla Busio, alla Aps, con Aramu che potrebbe alla fine un po' clamorosamente restare al suo posto per la B del Venezia. No, sarebbe un ottimo colpo, però va anche detto che Aramu l'anno scorso, cioè, da un lato, se guardo il campionato fino a gennaio, dico è in linea con quello che mi aspettavo, poi però si è un po' spento. Mi aspettavo un po' di più anche carattere, magari un po' più di capacità di. Sì, ma quel giocatore che funziona quando la macchina funziona, quando la macchina si Bravo. spegne fa un po' fatica. Penso che Bravo. dipenderà forse qualcosa, forse mi viene da pensare anche da Bairami, insomma, se Bairami dovesse andare alla Sì, è Fiorentina, sempre quello il punto. più per averlo Quindi lì, vero? abbiamo due motivi per sperare che Aramu resti a Venezia, perché vuol dire che A me Bairami non piacerebbe viene da noi. Verona invece Aramu. Io Vai vedrei bene Tommaso, chiudi Verona pure. Aramu. Volendo in vendita, cioè, se resta è perché non ci sono offerte al lato pratico. Sai chi è che Alla vedrei fine. bene, ma spero di no, al Verona? Černigoj del Venezia. Sì, fortunatamente ha rinnovato, quindi me lo godo ancora io, Eh grazie. sì. Ne hai voluto un Certo, invece. Černigoj, scusa, Sì. poi ti faccio chiudere a Vai, vai. te, Tom. Černigoj, confermami, caro Marchiol, era cercato Sì. prepotentemente dal Nottingham, che ha fatto un calciomercato faville. Sì, beh, ma te l'ha certificato il Venezia su Twitter con quel tweet abbastanza clamoroso per una società di calcio, ecco, cioè, dove, insomma, non andò coi piedi leggeri. Vai pure Tom, finisci tu, Volevo chiudi e sentire ci cosa sono. avevi prima su Tudor a Marsiglia, che ho sentito anch'io che non se la passa bene, hai parlato prima di Ecenato Tudor. Sì. È vero. Volevo capire Ale, ne hai parlato tu, Ale?
Ah, no, allora praticamente in chat avevo sentito che ci sono la parte camoranesi che ha mollato dopo una settimana e mi pare di aver sentito che i giocatori si lamentano dei suoi allenamenti. Allora, io sì, ho letto questo anch'io, stanno facendo un precampionato abbastanza deludente, anche se anche lì pure giudicare gli allenatori in base ai precampionati onestamente mi viene da... ridicolo. Però vi dico anche un'altra cosa, io spero che resti a Marsiglia perché voglio che le valutazioni che ho fatto su di lui siano mostrate eventualmente sul campo e non da ste cagate qua, che già quando ci sono allenatori messi in discussione dai giocatori perché da quel che ho letto ha modi dispotici così... Comunque io quello che dico su Tudor è che sicura e chiedo anche a te se sei d'accordo, caro Tom, cioè sicuramente ha fatto un'annata importante, abbiamo visto un buonissimo Verona, io in primis dissi quando arrivò rispetto a Di Francesco sarà tutta un'altra musica, il Verona tornerà a fare bene, ok? Questo niente da dire, abbiamo detto con larghissimo anticipo, era facilmente intuibile e comprensibile, però ad una certa, secondo me, si è un po' iniziato ad inflazionare il personaggio e la sua, il suo portato rispetto a quello che aveva invece trovato e sapientemente recuperato da Juric. Cioè, non so se sei d'accordo. Adesso entriamo in una fase 2, perché con Cioffi il cambio schema lì sarà un altro discorso, anche se penso che diverse cose di Juric rimarranno. Però se pensiamo a questo bellissimo Verona moderno, cioè quello che è tornato in Serie A 3 anni fa, cioè io vedo una squadra in cui il 80% ancora del lavoro è tutto frutto di quello che ha costruito Juric quando è arrivato e dalle stagioni che ha fatto. Cioè il Verona dell'anno scorso non è stato inventato e creato da Tudor. Tudor semmai l'ha recuperato, l'ha migliorato nella fase offensiva in certe cose, però cioè grandissima parte del lavoro è di Juric. E a volte a me dava fastidio che questo venisse un po' sottovalutato anche a livello della stessa piazza per come ci si era lasciati con Juric e che Tudor sia stato anche abbastanza inflazionato forse anche per il fatto che allenava la Juve, scusa, che è stato della Juve, quindi sai, un personaggio un po' di circoli importanti e questo mi ha dato un po' fastidio. Infatti io ero convinto che se lui avesse accettato per esempio l'offerta come si parlava del Bologna, io non so se sarebbe stato capace di pigliare per esempio il Bologna e portarlo in Europa in Conference come tanti dicevano e via dicendo. Sono convinto che rispetto per esempio a Mihajlovic non è che avrebbe aggiunto chissà cosa a livello di prospettive della squadra. Adesso vediamolo al Marsiglia, un altro campionato, la Ligue 1. Però ecco, questo io penso, non so se sei d'accordo con me Tommaso, se vuole intervenire Stefano, Davide, se, allora, se volete. Sicuramente quello che ha fatto Juric è decisivo per dov'è oggi il Verona. Il lavoro di Juric e del già citato durante questa live d'amico è spaventosamente importante per quello che il Verona è oggi. Vogliamo che una grandissima intuizione di Setti, quanto sia stata intuizione, quanto sia stata fortuna, perché alla fine D'Amico l'ha scelto lui, non lo sapremo mai, però alla fine della fiera l'ha scelto lui, lui ha scelto D'Amico e poi probabilmente con D'Amico hanno scelto Juric e il lavoro di Juric porta il Verona a essere da 2 anni nella metà sinistra della classifica. La scelta di Francesco è stata scellerata, perché si è passati da un allenatore che giocava in un modo A a un allenatore che giocava nel modo Z, completamente. È ancora più scellerato il fatto che Di Francesco sia arrivato e non ha neanche, cioè io dico, ti pigli il rischio di andare su Di Francesco, almeno fagli fare il suo schema, imposta la squadra come la vuole lui, almeno lo valuti fino in... No, si è cercato di far fare a Di Francesco la continuazione di Juric quando, come dici tu, sono tipo il sole e la luna. Vai, prego, continua. Nel momento in cui si è tornati a Tudor, chiaramente si è tornati a un modo di giocare molto più simile. Se Juric giocava A, Tudor giocava B, giocava anche a 1 volendo. Chiaramente Tudor in un altro modo rispetto a Juric. Tudor ha giocato in modo molto più offensivo, con Tudor segnavi molti più gol e subivi molti più gol. Juric era molto più solido, subivi pochissimi gol. Infatti la mia gioia al fantacalcio è stato Silvestri nell'anno di Juric, perché prendeva pochissimi gol e l'ho pagato una miseria. E segnavi anche pochi gol, perché comunque gli attaccanti, le prime punte con Juric, il miglior marcatore è stato Di Carmine, ha fatto 8 gol.
L'anno scorso ha fatti 15, no, 17 Simeone, 10-12 Caprari, 10-12 10-12 Juric, sì, ciao Juric, Barak, sono stati fatti 60 gol. Leggo mio zio, questo qui è mio zio, tra l'altro, che scrive, Ah, grande. plot twist, sì, si è incazzato nel modo in cui è andato via. Juric è un allenatore ambizioso. Setti è un presidente che bada molto al sodo, molto a rimanere, come abbiamo detto prima, in categoria. Nel momento in cui Juric ha visto che la società non aveva intenzione di spingersi oltre, quindi di andare a cercare l'Europa, lui ha voluto abbandonare andando a Torino nella speranza che Cairo gli desse mari e monti. Abbiamo visto 4-5 giorni fa che Vagnati e Juric a riguardo non sono esattamente della stessa opinione, per essere molto eufemistici, e Tudor è fatto della stessa pasta di cui è fatto Juric. Però ragazzi, Sono va anche grandi detto amici Juric. dall'infanzia. Ma Juric all'Hellas, quant'è che pigliava di stipendio? Allora, Juric era arrivato a prendere un paio di milioni, se non sbaglio, più buono, più lui aveva addirittura. Questo adesso si può dire perché ormai è andato via, eccetera, eccetera. Lui aveva una percentuale sui giocatori che sceglieva lui e poi venivano rivenduti. Bomba. Lui, se lui sceglieva un giocatore X, veniva venduto a 20 milioni, lui prendeva una percentuale su quei 20 milioni. Arrivava a percepire quasi, arrivavamo più o meno ai 3 milioni, se non erro, tra bonus, eccetera, eccetera. Quindi prendeva. Calcolando il fatto che vendessero giocatori, eccetera, eccetera. Però, se non sbaglio, vediamo un paio di milioni lui di fisso, se non erro. Capito. Forse uno e Ragazzi, mezzo. io comunque io guardate, vi dico la verità, sono più io seguo ovviamente il Verona da che è tornato in Serie A, ne ho fatto fieramente, anche perché il pubblico è veramente, oltre che essere gemellato con la Fiorentina, ma è un pubblico caldo, meritevole, simpatico, veramente molto veneto anche a 360 gradi. Io sono fiducioso su Cioffi. Speravo che potesse essere una situazione un po' più cioè questa cosa del 3-5-2 mi piace, ma avrei preferito continuare col 3-4-2-1. Poi è anche vero che i moduli contano fino a lì, basta vedere proprio l'Udinese, cioè con Gotti abbiamo visto una interpretazione, con Cioffi ne abbiamo vista un'altra totalmente diversa, quindi il modulo poi conta fino a lì. Io su Cioffi sono fiducioso perché ci vedo un allenatore con coraggio, ci vedo un allenatore anche di contenuto, un allenatore ambizioso, ma anche nel senso buono del tema e di carattere, quindi penso che la scelta mi piace e mi fomenta. Speriamo che il calciomercato possa portare in dote dei buoni giocatori ancora, alcuni sono già arrivati, che non se ne vadano in troppi. Quindi, ragazzi, se avete altro da aggiungere, penso ai due sotto, penso che abbiamo fatto una bellissima live. Io vi ringrazio veramente, spero di avervi ancora tutti e tre. Ovviamente Davide sì, ma anche gli altri due nuovi saranno, credo e spero, ancora ospiti graditi. Grazie E avete mille, qualcosa grazie. da aggiungere, Stefano, Davide? No, io No, già credo tutto di aver a detto. posto. Non Credo ci si può, sono novità. insomma, Va bene, Juric. allora ragazzi, io vi invito a lasciare mi piace sempre a questa diretta, vi ringrazio. Appuntamento domani sera ore 21 live generale su tutto, ok? Su tutte le squadre, tutto il mercato. Un caro saluto, buonanotte. Ciao ragazzi. Caro Ciao a saluto. tutti.